Quindi vado ad introdurre questo evento. Allora, intanto vi auguro un buongiorno a tutti. Io sono Salvatore Mondano, per chi non mi conoscesse, e insomma, vi do il benvenuto a questo evento online organizzato dall'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, come avete visto dal titolo, Schiavi d'amore, inquadramento e trattamento della dipendenza d'amore. Appunto, come diceva il collega Trivellini, l'evento sarà registrato, quindi poi per chi volesse lo potrà rivedere con calma, insomma, nei tempi e nei modi che preferisce. Allora, vedete il titolo, credo sia molto interessante, poiché si approfondirà in queste ore l'amore nella sua declinazione patologica. E quindi ci saranno appunto alcuni esperti che parleranno di questo argomento, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista del trattamento. Quindi, diciamo, se siete d'accordo, io passerei subito alla presentazione del relatore degli argomenti che poi verranno trattati più nello specifico. Allora, il primo intervento, come da programma, è quello del professor Tonino Cantemmi, dal titolo Le dipendenze affettive, farà un inquadramento teorico del fenomeno in senso generale. Il professor Cantemmi non credo abbia bisogno di presentazioni, ma lo presentiamo uguale. Come sapete, è il presidente dell'Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale ed è insomma, autore di numerose pubblicazioni scientifiche che spaziano in diversi campi. Mi fa sempre comunque piacere ricordare il fatto che sia stato il primo in Italia ad occuparsi della dipendenza da internet già nel lontano 1998 e riportando appunto i primi casi relativi a questo fenomeno sia psicologico che sociale. Ecco una cosa che volevo ricordare a tutti, che proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo canale un video dove spiega insomma, in modo molto semplice ma pur sempre esplicativo il fenomeno degli hikikomori, che è un fenomeno in crescita, quindi insomma, per chi volesse, ecco, vi invito tutti quanti a visionare il video, perché insomma, troverete informazioni su questo fenomeno molto interessanti, anche diversi dati, quindi diciamo così, lo potrete un pochino così, approfondire non solo dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista sociale, sia sul panorama italiano che sul panorama internazionale. E ecco, vorrei dire che purtroppo il professore non potrà essere presente di persona, diciamo di persona seppure in modo digitale, come insomma, stiamo facendo tutti quanti noi adesso, a causa di impegni professionali, però so che ha mandato un video e quindi insomma, ecco, lo potremo visionare tutti insieme tra qualche minuto. Allora, dopo il professor Cantemmi parlerà il dottor Emiliano Lambiase. Il suo intervento ha il titolo Dipendenza o dipendenze affettive, capire e descrivere l'amore dipendente. Allora, intanto già, diciamo, conoscendo insomma, la precisione del collega, già se questa diciamo, differenza tra singolare e plurale dipendenza o dipendenza, credo che in qualche modo ne vedremo un pochino delle belle sulla sua presentazione. Comunque, il Lambiase, ecco, lo presento un momentino rapidamente, perché lui è autore di diversi articoli e libri sulle dipendenze comportamentali e si occupa in particolar modo appunto del trattamento delle dipendenze sessuali. Il suo intervento, diciamo sì, ci aiuterà a crearci una base teorica della dipendenza affettiva che poi farà un pochino da ponte per passare poi all'intervento successivo, quello della dottoressa Michela Pensavalli, dal titolo Inquadramento della dipendenza affettiva secondo il modello post-razionalista e cenni di trattamento. All'interno di questo modello, la dottoressa Pensavalli poi ci fornirà invece alcuni elementi dello specifico per quanto riguarda il trattamento di questa forma di dipendenza. Ecco, una cosa insomma, che ci tengo a dirvi è che la dottoressa Pensavalli ha quasi terminato, credo, Michela, non so, il suo ultimo libro che si, appunto, si intitola Schiavi d'amore, quindi invito insomma, la collega a tenerci aggiornati poi sullo stato dell'arte del libro e insomma, di farci sapere quando uscirà, ovviamente, e così potremo acquisirlo insomma, e diciamo così, leggerlo. Tra l'altro, ecco, ho qui il primo libro, ve lo mostro per chi non l'avesse ancora visto. Insomma, è un libro molto interessante. Scusa se non ti chiamo più amore, a cura di scritto da Tonino Cantemmi e Michela Pensavalli. Ecco, insomma, vi invito anche a leggerlo perché è un libro molto, molto, molto interessante. Allora, sempre come da programma, l'ultimo intervento, last but not least, come si suol dire,
Ci saranno gli interventi della dottoressa Beatrice Tozzi e della dottoressa Roberta Guida che fanno parte dello staff della comunità residenziale Sisifo. Allora, per chi non la conoscesse, credo comunque sia opportuno specificare cos'è la comunità residenziale Sisifo. È una comunità terapeutica, appunto residenziale, sita in Tuscania, in provincia di Viterbo, e che si occupa del trattamento delle dipendenze comportamentali. C'è un sito internet ufficiale che è www.comunitasisifo.it, ecco, correggetemi se sbaglio, questo mi sembra di ricordare che sia. E le colleghe ci descriveranno come avviene il trattamento delle dipendenze affettive all'interno di un percorso immersivo e residenziale. Allora, prendendo sempre spunto dal telefonino, ecco, leggo testualmente di cosa si occupa la comunità, quindi gioco d'azzardo patologico, dipendenza affettiva, dipendenza da... ecco, sparito. Dipendenza da lavoro, dipendenza da sesso, shopping compulsivo, dipendenza da nuove tecnologie. Ecco, magari anche per chi non la conoscesse, io invito comunque a tenere presente la struttura anche per potenziali invii proprio rispetto alla possibilità di cura di patologie comportamentali centrate sulle dipendenze. Quindi le colleghe in realtà poi ci descriveranno più nel dettaglio come avviene il trattamento delle dipendenze affettive all'interno di un percorso più immersivo ed evidentemente residenziale. Quindi ecco, insomma, invito tutti i partecipanti a tenere presente questa struttura, tra l'altro dove si svolgono veramente tantissime attività, anche alcune anche veramente molto innovative. Dunque, credo di aver detto tutto. Allora, prima di passare però alla parola ai relatori, io in realtà vorrei anche ringraziare il dottor Lorenzo Trivellini, che, appunto, come dicevo prima, si sta occupando della parte informatica. Il suo lavoro è quasi invisibile, ma c'è ed è anche tanto. Insomma, ecco, quindi grazie al collega, diciamo, di poter permettere questi eventi online. Allora, una raccomandazione a tutti: mi raccomando con l'uso dei microfoni, ecco, questo. Senso, credo che il dottor Tevelini magari ci verrà un pochino in aiuto, quindi di usare bene i microfoni, ai relatori possibilmente di rimanere nei tempi assegnati e direi appunto come sempre da programma di lasciare spazio alle domande, tutte le domande alle 11:30 in modo tale che possiamo poi dedicargli proprio diciamo, tutto il tempo necessario. Va bene, allora io inizierei con la visione del video del professor Cantelmi. Do il benvenuto a tutti coloro che sono collegati per questo webinar dell'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale. Oggi parliamo di una forma di patologia sulla quale stiamo riflettendo da molto tempo, ma che ancora oggi non è ben definita e tenteremo di definirla in modo chiaro e inequivocabile. Di cosa parliamo? Parliamo di una delle forme della dipendenza comportamentale. Il concetto di dipendenza comportamentale, anche se fa riferimento a forme patologiche che non erano sconosciute nel passato, oggi assume un'importanza notevole. È un costrutto interessante e importante perché si tratta di patologie estremamente pervasive nella società postmoderna. Per noi tutto inizia nel 1998. Ebbi la fortuna di poter descrivere i primi quattro casi italiani di internet dipendenza. Li presentai a un convegno, poi pubblicammo questi dati. E rimanemmo abbastanza sconcertati dalla reazione della stampa, della TV, delle radio, dei mass media di allora rispetto a questo tema. Qualcuno mi accusò di voler demonizzare la rete, qualcuno mi accusò di essere io stesso un retomane mascherato. Insomma, ci furono polemiche incredibili. Gli psichiatri furono perplessi. Presentai questo a un convegno di psichiatri e ricordo ancora la perplessità di alcuni di loro. Ma in fondo internet è uno strumento come gli altri, come la televisione, insomma, non avevamo contezza di quello che stava succedendo. In realtà eravamo sull'orlo dell'inizio di una rivoluzione straordinaria. Probabilmente oggi, più che parlare di dipendenza da internet, parleremo di trasformazione della mente umana, dal sistema analogico al sistema digitale. Qualcuno parla di mutazione psicosociale, qualcuno addirittura di mutazione antropologica, di un cambiamento dell'umanità. Comunque, descriviamo questi quattro casi e così iniziò, per quanto ci riguarda e per l'Italia, la storia della dipendenza comportamentale. Negli anni successivi, all'inizio di questo terzo millennio, intorno al 2000,
con Adriana Sessa e Miano Lambiase, due ricercatori dell'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, fondammo il primo centro italiano per la cura delle dipendenze sessuali, CEDIS. Anche questo suscitò molta polemica e molto clamore, ne parlarono molto anche i giornali, ci furono molti reportage. Che vuol dire dipendenza sessuale? Davvero, se questi dipendenti dal sesso, oggi questo lo diamo più scontato, ma in realtà fu anche quello un momento di rivoluzione concettuale. Dunque, l'inizio del terzo millennio, il fine del secondo, l'inizio del terzo millennio è caratterizzato dall'insorgenza in maniera troppo pervasiva e troppo persistente di una patologia, ripeto, non sconosciuta nel passato. Il dipendente da gioco era descritto già nell'Ottocento e forse abbiamo descrizioni ancora più antiche, ma la numerosità della patologia, l'impatto quantitativo sulla società cominciò a stupire le persone, e soprattutto la sua differenziazione. Non c'era solo il gioco d'azzardo, c'era anche il sesso, c'era la tecnologia, soprattutto la tecnologia, poi i social e così via. Abbiamo cominciato quindi a parlare di dipendenza comportamentale, un costrutto che fa riferimento all'attivazione del nucleo accumbens e alla dipendenza da comportamenti senza necessariamente l'uso di sostanze. Quindi superiamo il concetto di dipendenza da sostanze ed entriamo in un concetto completamente nuovo e diverso. Questo viene recepito nel DSM-5 con l'introduzione del costrutto dipendenza da gioco d'azzardo e con la sua versione anche online e quindi anche l'accesso alla rete. Oggi possiamo parlare quindi coerentemente di dipendenze comportamentali. Fra le dipendenze comportamentali, probabilmente quella tecnologia è la più multiforme, la più difficile da definire, perché al di là degli aneddoti sugli hikikomori, in realtà oggi stiamo assistendo ad una trasformazione della mente umana dall'analogico al digitale e quindi una vera e propria mutazione antropologica. In questo ambito dell'insurrezione digitale, la mutazione antropologica probabilmente assorbe molto di ciò che noi abbiamo chiamato patologico in passato. Però detto questo, non c'è dubbio che esiste una dipendenza da comportamenti. Questi comportamenti possono riguardare l'abuso della tecnologia, ma possono riguardare anche una ricerca compulsiva della sessualità, oppure la dipendenza affettiva, o anche la dipendenza da lavoro, o la dipendenza dall'acquisto. Insomma, abbiamo molte forme di dipendenza comportamentale con le quali ci dobbiamo confrontare. Oggi scegliamo però di confrontarci con una in modo specifico, le dipendenze affettive. È un mondo estremamente complesso, ricco di sfumature, difficile da inquadrare, ma nel quale noi vogliamo entrare oggi attraverso il contributo dei nostri ricercatori. E quindi do il benvenuto a tutti e iniziamo questa mattinata alla scoperta delle forme di dipendenza affettiva. Ecco, credo che il professore nel suo essere sintetico abbia, insomma, diciamo così, introdotto diversi concetti molto molto interessanti, anche molto importanti, e credo che ciascuno di questi poi in realtà meriterebbe un approfondimento particolare. Insomma, ecco, non so, già questi concetti: insurrezione digitale, mutazione antropologica, dipendenza affettiva, concetti mutevoli, ecco, insomma, mi sembra di capire, insomma, come dire, che anche in una società in costante cambiamento, in una società tecnoliquida, come la definisce lui più volte, insomma, ecco, anche alcuni così, diciamo, concetti, insomma, e costrutti che potevano in qualche modo essere così, diciamo, insomma, stati dei cardini, no? All'interno anche un po' dello studio clinico, siano invece stati così costretti, diciamo così, a mutare. Va bene, io se siete d'accordo, siamo anche un pochino in anticipo, lascerei, diciamo, dopo questa introduzione del professor Cantelmi, la parola al dottor Lambiase. Emiliano, non so se sei pronto con pronto. Il materiale. Allora, va bene, io sono, diciamo, molto curioso di capire già dal titolo questo... il
fatto che tu abbia specificato dipendenza o dipendenze affettive, poi vabbè, capire e descrivere l'amore dipendente sì, però sarei molto curioso, diciamo così, di sapere questa distinzione, insomma, tra plurale e singolare, in qualche modo, insomma, ecco, se già dal titolo ci volevi comunicare qualcosa. Quindi, se sei d'accordo, io ti lascerei la parola e, insomma, così potrai, insomma, così introdurci in modo teorico poi all'intervento successivo, fornendoci degli strumenti, appunto così, sul piano teorico per comprendere meglio poi il fenomeno di più sul piano clinico e sul piano del trattamento. Sì. Rispondo intanto alla tua domanda. Il titolo del mio intervento inizia con una domanda proprio perché, se, anche le tante domande che ci sono sulla dipendenza affettiva, perché è un disturbo non ancora da un certo punto di vista ufficialmente riconosciuto, ci sono ancora tanti quesiti ai quali rispondere. Ma non è un costrutto unico, unitario, con delle caratteristiche che identificano in modo uguale tutti i dipendenti affettivi. Ma al di là di alcune caratteristiche di base, poi ci possono essere varie modalità con le quali si manifesta. Quindi nel mio intervento, piano piano arriveremo a vedere come mai ci possono essere varie modalità attraverso le quali si manifesta, e in questo modo poi passerò la palla successivamente a Michela per vedere in modo più specifico queste varie manifestazioni, in che modo possono essere comprese, concettualizzate all'interno di quello che è il nostro paradigma teorico di riferimento. Quindi dipendenza o dipendenze, perché non c'è una personalità unica, tipica del dipendente affettivo, della dipendente affettiva che vale per tutti, ma ci sono sicuramente alcune caratteristiche che li individuano, però poi ci possono essere delle differenze anche importanti. Allora, andrei con ordine. Condivido. Allora. Share screen, share, ok. Le vedete le diapositive? Ok. Andrò con due monitor perché per riuscire a vedere voi praticamente io vi proietto le diapositive ma non le vedo perché preferisco vedere i volti ma non le mie slide, no? Parlo da solo. Quindi con il computer per vedere le diapositive. Ok. Allora, intanto per preparare l'incontro ho cercato di riflettere sui due termini del disturbo, no? Dipendenza e affettiva, perché sono entrambi dei termini sui quali c'è stato dibattito. C'è dibattito in sé già su alcuni aspetti delle dipendenze, ma in particolar modo sulle dipendenze comportamentali, se possono realmente essere chiamate dipendenze, o dipendenza è un nome che usiamo noi colloquialmente per identificarla, però poi magari non è una dipendenza. Ad esempio, quella che chiamiamo dipendenza sessuale, nel DSM nel dubbio la volevano inserire nei disturbi sessuali, non sapendo se era dipendenza realmente o no, infatti alla fine l'ultima proposta era quella di chiamarla disturbo da ipersessualità patologica. Allora, in questo caso, dipendenza. Andando a vedere un po' la letteratura proprio sulla dipendenza affettiva in particolare, sulle dipendenze in generale, sembra che ci siano due versioni, due modi di concettualizzare la dipendenza, una versione ristretta e una versione più ampia. Quindi cerchiamo di capire se e come è inseribile la dipendenza affettiva in una o in un'altra. Nella versione ristretta della dipendenza è dipendenza solo ciò che produce nel cervello dei cambiamenti non altrimenti presenti e non altrimenti realizzabili attraverso il vivere quotidiano normale. Quindi c'è qualcosa che nelle dipendenze, in particolar modo è comprensibile nelle dipendenze da sostanze, che produce dei cambiamenti anomali nel cervello. Questi cambiamenti favoriscono la dipendenza e questo è ovviamente, appunto, dicevo, immediatamente comprensibile, più facilmente comprensibile per le dipendenze da sostanze, mette in difficoltà per le dipendenze comportamentali, in quanto non c'è una sostanza esterna non presente nell'organismo, c'è una sostanza non presente nell'organismo esterna che viene inserita e che produce questi cambiamenti. La dipendenza comportamentale in sé, invece, non fa altro che iperstimolare eventualmente meccanismi già presenti dentro di noi,
ma non, quindi non produrrete questi cambiamenti avverranti. C'è una versione un po' più ampia della concettualizzazione della versione ristretta, quindi c'è una versione un po' più ampia della versione ristretta, che ritiene invece che anche fenomeni come le dipendenze comportamentali possono essere collegati all'iperstimolazione di alcune zone del cervello, arrivando comunque a produrre dei cambiamenti rilevanti e, diciamo così, anche rilevabili tramite studi di neuroimaging o cose simili. Ad esempio sono tutti gli studi sul craving fatti da Robinson e Berridge. Ci sono infatti studi che mettono in evidenza che in alcuni fatti sugli animali che l'utilizzo di alcuni cibi come lo zucchero o altre cose producono sintomi di astinenza o di craving simili a quelli della cocaina. Quindi evidentemente sono degli studi che anche nel caso delle dipendenze comportamentali permettono di osservare la modificazione del cervello, cambiamenti nel cervello non presenti attraverso usi funzionali e che quindi giustificherebbero la concettualizzazione di dipendenze anche nel caso delle dipendenze comportamentali. Quindi abbiamo due versioni ristrette della concettualizzazione di dipendenza. E poi c'è la versione invece ampia di dipendenza, dove alcuni dicono ma noi siamo sostanzialmente un po' dipendenti, a prescindere da alcune cose perché la nostra vita ne abbiamo bisogno, quindi fanno coincidere un po' il bisogno inevitabile di alcune cose con la dipendenza, semplicemente una questione di gradualità, quindi è una questione di quantità, mentre la versione ristretta è una questione di qualità, cambia qualitativamente il funzionamento del cervello nella versione ristretta, la versione ampia cambia semplicemente quantitativamente. Quindi la prima domanda alla quale rispondere è: la dipendenza in questo caso affettiva, ma vale anche per le altre dipendenze comportamentali delle quali ci occupiamo, in quale versione inserirla? E se ad esempio se la inseriamo nella versione ristretta, questi cambiamenti anche evidenti nel cervello, presenti nel cervello, prodotti dalla dipendenza affettiva, sono precedenti, cioè c'è qualcosa nel corso della vita, ad esempio nelle dinamiche di attaccamento, che ha prodotto questi cambiamenti, e questi cambiamenti nel cervello, in quanto già presenti, favoriscono l'insorgere di relazioni affettive di tipo dipendenti, o è il ripetersi di troppe relazioni d'amore che iperstimolando alcune zone del cervello nel corso della vita va a modificare queste zone del cervello? Questa domanda ad esempio fa in paio con una riflessione che possiamo fare su una dipendenza sorella, che è la dipendenza sessuale, per la quale si ritiene molto spesso che ad esempio l'iperstimolazione di alcune zone del cervello a causa della pornografia va a modificare alcuni circuiti, iperstimola alcuni circuiti, cambia qualitativamente il funzionamento e questo produce una dipendenza, ma produce una dipendenza grazie all'iper utilizzo reiterato nel tempo. Domanda aperta per la quale non abbiamo la risposta, ma allora questo vale anche per le altre dipendenze come quella affettiva? È sufficiente l'iper vissuto nel tempo, ripetuto, di relazioni, di innamoramento per produrre una dipendenza affettiva, come si ipotizza in alcuni casi di dipendenza sessuale come con la pornografia? Quindi già riflettere sul termine solo dipendenza e in che categoria inserirla ci permette di andare a farci delle domande per riuscire a capire in modo più specifico non solo che cos'è la dipendenza affettiva, ma già da queste prime riflessioni come ci si arriva, come ci si può arrivare. E faremo delle ipotesi dal nostro punto di vista. Tanto ero andato a braccio dicendovi tutte le altre. L'altra domanda che viene fatta è proprio sull'aspetto della dipendenza affettiva. Cioè si può essere dipendenti dall'affettività, dall'amore in quanto tale?
l'amore in quanto tale è qualcosa che può produrre dipendenza? Anche in questo, tra l'altro, l'amore è un sentimento che si è visto in vari studi essere evolutivamente funzionale, essere collegato alla strutturazione di legami affettivi, di legami familiari necessari per la sopravvivenza della prole e della specie. Quindi l'amore in realtà come sentimento e come motivazione evolutivamente funzionale, necessario. L'amore per come viene strutturato nel cervello, per come viene vissuto nell'essere umano, sentimento in grado di rendere il genitore, in questo caso, capace di sintonizzarsi affettivamente sul figlio, cosa che è meno necessaria in altre specie. Quindi se l'amore è un sentimento, una motivazione così evolutivamente necessaria, si può diventare dipendenti dall'amore in quanto tale? Allora, molti hanno risposto a questa domanda dividendo in realtà, anche in questo caso, non solo i livelli, ma le qualità dell'amore. I livelli, perché ormai c'è la definizione classica che conosciamo tutti, appunto, tra amore e innamoramento, l'amore in quanto tale come qualcosa che non... L'amore in quanto tale maturo che non crea dipendenza, l'innamoramento che è una forma di dipendenza temporanea dall'altro, e poi ci sono invece forme di dipendenza affettiva che derivano da modalità immature di vivere l'amore, di vivere il sentimento e la motivazione dell'amore. Queste modalità immature possono favorire nel tempo il prodursi della dipendenza. Quindi non si è dipendenti dall'amore in quanto tale, in questa concettualizzazione, ma si è eventualmente dipendenti da queste forme immature. O forme immature di amore predispongono alla dipendenza dalle forme immature stesse. Quindi è un circolo, no? Quindi c'è una predisposizione che favorisce la dipendenza, quindi la ricerca di quel tipo di amore immaturo. Tipo di amore immaturo che approfondiremo quindi un pochino più avanti per cercare di capire cosa possiamo intendere. Allora, detto questo, abbiamo ragionato intanto sui due termini, dipendenza affettiva, capendo quali sono gli ambiti da approfondire e intanto facendo nascere più qualche domanda rispetto alle risposte. Vediamo qual è una modalità con la quale possiamo concettualizzare intanto in maniera generale il dipendente affettivo, la dipendente affettiva, per poi entrare nel dettaglio invece di quali sono le sfumature con le quali possiamo concettualizzare le dipendenze affettive. Allora, nella dipendenza affettiva un elemento centrale è quello che la soddisfazione dei propri bisogni di base viene ad essere messa da parte al fine di mantenere una relazione. Relazione che generalmente è disfunzionale, ed ecco perché l'aspetto dell'amore immaturo. Non parliamo di dipendenze da relazioni funzionali. Ecco quindi che non è una dipendenza dall'amore in quanto tale. Quindi bisogni di base messi da parte per soddisfare queste relazioni patologiche. E queste persone tendenzialmente vivono un conflitto e lo possono vivere a vari livelli. C'è il conflitto tra il voler rimanere e il voler uscire da questa relazione. Conflitto che può essere vissuto a fasi alterne, per cui fasi nelle quali vogliono rimanere, fasi nelle quali si rendono conto che vorrebbero abbandonarle, e conflitto invece nel quale i due livelli convivono allo stesso tempo nella persona che costantemente oscilla tra questi due sentimenti contrastanti. La dipendenza, il dipendente comunque viene ad essere sostenuto in realtà da un'illusione, dal proprio desiderio. È il proprio desiderio che si trasforma in un'illusione e fa sì che, come un anestetico, permette al dipendente di continuare a andare avanti in questa relazione disfunzionale. Quindi, vorrei elaborare una definizione sintetica, la dipendenza affettiva è un fenomeno prototipica, perché appunto è quella generale che vale per tutti al di là delle sfaccettature. È un fenomeno relazionale nel quale un individuo sembra avere un legame apparentemente irrinunciabile con un partner problematico.
E questo differenzia la dipendenza affettiva dal disturbo dipendente di personalità, nel quale c'è un bisogno generalizzato di figure di riferimento che diano indicazioni, consigli, presenza, vicinanza, conferma, conforto e via dicendo, ma è generalizzato. Ed è un bisogno di sostegno. In questo caso no, invece è un bisogno di una relazione che viene ritenuta irrinunciabile con un partner problematico. Quindi c'è l'aspetto dell'irrinunciabilità della relazione vissuta con un partner problematico. E di conseguenza è una relazione che predispone a abusi, violenze, quindi manipolazioni e problematiche varie di tipo relazionale, anche molto gravi. E nonostante questo, la persona percepisce una forte minaccia quando ci sono segnali che questa relazione corre il rischio di interrompersi. Quindi abbiamo uno scopo di base del dipendente affettivo tipico, che è quello di avere vicinanza, di sentirsi necessario o di essere amato da questo partner problematico. E questo scopo, diciamo, include una sfida interiore, che è quella di avere una relazione con qualcuno che è emotivamente fragile, violento o irraggiungibile. Quindi avere la relazione col partner problematico. Qua c'è una piccola finestra Benjamin per chi è appassionato. Questo partner è simile al proprio genitore problematico, e quindi c'è una ricapitolazione del ruolo infantile vissuto, oppure c'è un'identificazione con il genitore vulnerabile nella coppia, il genitore non amato nella coppia. Lo scopo è avere una relazione con questo partner al fine di avere sicurezza o garantirsi un senso di identità. Lo scopo è quello di inconsapevole, quello di riscattare, di rivivere, rielaborandolo e riscattandolo il trauma infantile che ha prodotto questa dinamica. Già se la iniziamo a concettualizzare in questo modo, probabilmente stiamo iniziando a rispondere alla domanda iniziale su in quale categoria inserire la dipendenza affettiva. Noi abbiamo dipendenza ristretta, versione un pochino più ampia e versione ampia. Probabilmente concettualizzandola in questo modo sembra essere la versione ampia della versione ristretta. Cioè la dipendenza affettiva con una dipendenza comportamentale che può produrre dei cambiamenti nel cervello, non è semplicemente una dipendenza in quanto tale, perché l'amore è una dipendenza, è semplicemente una questione di gradualità. Rientriamo nella versione ristretta, e probabilmente in questa versione ampia della versione ristretta non è semplicemente la ripetizione di storie di innamoramento o di amore nel corso della vita che produce la dipendenza affettiva, ma ci sono delle dinamiche precedenti che hanno strutturato nella mente, li hanno strutturati anche a livello fisico, nella mente, delle modalità di attivazione emotive, delle modalità di attivazione affettive che portano il dipendente a cercare questo tipo di relazioni. Abbiamo due fattori di mantenimento principali, che sono l'incertezza, perché l'incertezza relazionale riattiva l'attaccamento di base riattiva le modalità con le quali il bambino e poi l'adulto, tutti noi, abbiamo gestito le insicurezze nell'attaccamento. Le modalità del dipendente affettivo sono quelle della ricerca della relazione. Quindi l'incertezza, che riattivando l'attaccamento, il bisogno di attaccamento, riattiva anche le modalità con le quali ha gestito l'attaccamento, e il senso di colpa. Il senso di colpa per gli errori commessi che possono portare all'interruzione della relazione, quindi a perdere l'oggetto di attaccamento, a perdere la relazione affettiva, che invece è ritenuta così centrale per soddisfare gli scopi che dicevamo. Allora, abbiamo citato più volte l'attaccamento. Vediamo allora qual è un percorso che può portare dalle prime relazioni affettive a sviluppare delle predisposizioni affettive all'attaccamento.
alla dipendenza affettiva. Allora, buona parte di voi lo saprà sicuramente, non riesco a visualizzarli tutti, non vi conosco tutti, non so qual è il background condiviso sul come funziona l'attaccamento. Quindi facciamo una rapida carrellata. Ne abbiamo una serie di motivazioni innate, motivazioni interpersonali innate dentro di noi, quindi delle spinte interiori biologicamente radicate a cercare gli altri per degli scopi specifici. Queste motivazioni innate, ci accordo abbastanza condiviso che siano più o meno 5, che sono appunto l'attaccamento, l'accudimento, la sessualità, la cooperazione e il sistema di rango, quello agonistico, l'impegno alla spinta, a cercare di stabilire cose mie e cose tue, chi comanda e chi meno, qual è il mio territorio e qual è il tuo. Quindi questo è quello di rango, è l'unico che ho spiegato un po' di più, che forse è quello dal nome meno evidentemente comprensibile. L'attaccamento è il primo che si attiva nel corso della vita e per un po' è l'unico ad essere attivo. Questa spinta a cercare qualcuno che mi consoli, che si prenda cura di me, che mi stia vicino, che mi garantisca protezione. Essendo il primo che si attiva, ed essendo l'unico ad essere attivo per un po' di tempo, è all'interno delle dinamiche che viviamo durante questa fase che noi impariamo tantissime cose su di noi, sul mondo, sugli altri. Impariamo cosa sono le emozioni, perché noi da piccoli ci emozioniamo, per via di queste emozioni entriamo in relazione con qualcuno e in questa relazione capiamo che valore hanno le emozioni. Noi non iniziamo già dicendo sono emozionato. Capiamo cosa sono le emozioni, capiamo che valore hanno, se sono positive o negative. Un bambino che è spaventato e triste riceve la consolazione, capisce che la tristezza o la paura sono emozioni spiacevoli, ma non le deve per forza vivere come emozioni aberranti da fuggire, perché esiste la consolazione, esiste la rassicurazione, sono gestibili. Quindi impariamo non solo cosa sono le emozioni, ma se è possibile o meno sperimentarle e da come vengono gestite, da chi si prende cura di noi tramite l'accudimento, impariamo anche come gestirle. Più tutta una serie di altre cose, si sviluppa in queste fasi il funzionamento metacognitivo, la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di riconoscere gli stati emotivi dell'altro, di riconoscere i propri stati emotivi. È tutta una fase della vita nella quale impariamo tutto quello che riguarda emozioni e relazioni. Quando questa fase va bene, si sviluppa quello che viene detto, il cosiddetto attaccamento sicuro, cioè c'è una interiorizzazione di un senso di amabilità, di una fiducia nell'altro, quindi c'è un concetto positivo di sé e dell'altro, e c'è una buona confidenza con se stessi, con le emozioni, con l'intimità, con le relazioni, quindi si cerca in modo equilibrato il rapporto con sé e con l'altro. Quando questo non avviene, si strutturano forme che vengono definite insicure di attaccamento nell'infanzia, intanto. Ce lo vediamo dopo andando indietro. Le forme di attaccamento insicuro nell'infanzia, lo prendo anche io, sono queste. Sono sostanzialmente tre, vengono definite sicuro per quello che vi dicevo, poi c'è l'ansioso resistente o ansioso ambivalente, e poi c'è l'ansioso evitante. Gli ansiosi resistenti o ambivalenti sono quelli che hanno reagito alle insicurezze e alle frustrazioni nell'attaccamento, sostanzialmente iperattivando l'attaccamento. Quindi cosa succede? Che quando percepiscono l'allontanamento della figura di attaccamento si angosciano, e questa angoscia è difficilmente consolabile. Infatti viene chiamato anche resistente, perché al riavvicinarsi della figura di attaccamento con difficoltà si riesce a consolarle. Quelli evitanti sono invece i bambini che hanno gestito le insicurezze dell'attaccamento prendendo le distanze dalle emozioni negative correlate all'attaccamento, e quindi sostanzialmente hanno imparato a distanziarsi dalle preoccupazioni, le angosce dell'intimità,
prendendo le distanze dall'intimità. Quindi hanno, diciamo, deciso di risolvere il problema alla radice. E poi sono le forme di attaccamento disorganizzato, che non vedremo, che sono quelle che praticamente non sono neanche riuscite a trovare una strategia di funzionamento, sebbene insicura. Mentre gli altri, gli evitanti o gli ambivalenti resistenti, sono forme insicure, ma quantomeno hanno una struttura, hanno un'organizzazione, hanno una coerenza al loro interno. Sono delle modalità insicure, ma coerenti, strutturate, organizzate per cercare di gestire le problematiche correlate all'intimità. Il disorganizzato non ci è riuscito, a causa di situazioni particolarmente disfunzionali e traumatiche. All'interno dell'attaccamento, dice Bowlby, il primo e uno dei principali teorici sull'attaccamento, sono quattro le fasi che si susseguono. Vediamole per cercare di capire un po' meglio anche le fasi nelle quali si può essere arrestato lo sviluppo affettivo, perché parlavo di amore immaturo, no? Nelle quali si può essere arrestato lo sviluppo affettivo del dipendente affettivo. La prima fase è il porto fidato, viene chiamata porto fidato, cioè la figura di attaccamento, il genitore, il caregiver, come persona, come porto al quale tornare, al quale andare ogni volta che si attivano insicurezze, paure, timori, ansie. Nella primissima infanzia, appena nati, nei primissimi mesi, anche semplicemente quando si percepisce il porto lontano, quindi c'è questo bisogno di stare al porto. E infatti la prima fase successiva è l'ansia della separazione, l'ansia ogni volta che ci si allontana dal porto, e quindi il bisogno di stare nel porto, di tornare ad approdare alla figura di attaccamento. Poi c'è il mantenimento della vicinanza, quindi non si sta proprio nel porto, ma si impara un pochino a stare intorno alla figura di attaccamento, si iniziano a prendere un po' le distanze, mantenendoli comunque, non allontanandosi troppo, fino a che viene interiorizzata quella che viene chiamata base sicura. Quindi la capacità di usare quello che prima era il porto fidato al quale tornare, come porto di partenza dal quale partire, appunto la base sicura dalla quale partire per esplorare il mondo, esplorare le relazioni, esplorare se stessi. A quel punto si è interiorizzata, ci dovrebbe essere interiorizzata, la capacità di accudirsi, di rassicurarsi, di amarsi, di volersi bene, di prendersi cura di sé, necessaria per esplorare il mondo e le relazioni. È una fase nella quale si dovrebbe essere sviluppata la fiducia negli altri, affinché allontanato dal porto fidato esiste un resto di mondo relazionale, affettivo, che non incute timore, per cui poi bisogna tornare al porto fidato. Ecco, sicuramente questa è una sequenza che il dipendente affettivo non ha portato a termine, per cui vive alla ricerca del porto fidato. Il problema è che lo vive cercando dei porti fidati, in realtà, come dicevo prima, disfunzionali, quindi non c'è semplicemente un'immaturità che ha portato al bisogno di ripetere costantemente il ritorno al porto fidato, ma è un porto fidato disfunzionale. Non è sufficiente la ricerca del porto fidato, ma è anche la tipologia di porto fidato ricercato e le modalità con le quali viene ricercato questo porto fidato. Sulle modalità, quando dico modalità, sarà più chiaro tra poco. Allora. Chi vuole approfondire nelle slide ho messo un po' di più. Gli attaccamenti che abbiamo visto nell'età infantile e in età adulta cambiano un pochino. Noi avevamo tre tipi di attaccamento che erano sicuro, evitante, ambivalente o resistente. In età adulta aumentano le macro categorie, quantomeno, poi andremo anche in micro categorie. Aumentano le macro categorie perché si inizia a sviluppare la capacità di mettere insieme le modalità di gestione evitanti e ansiose, quindi si struttura un tipo misto. E infatti nascono quattro macro categorie che vengono chiamate sicuro, preoccupato, che è l'equivalente di quello che nell'infanzia era il resistente o l'ambivalente, quindi l'adulta si chiama preoccupato. Quello che prima era evitante,
nell'infanzia, in vita adulta, si chiama evitante distanziante, perché evita prendendo le distanze dall'affettività, e il tipo misto viene chiamato evitante timoroso. Viene chiamato evitante timoroso perché non evita le relazioni, perché ha deciso, non è che ha deciso intenzionalmente, una strategia infantile, quindi una decisione inconsapevole, automatica, perché ha deciso di prendere le distanze dall'intimità, ma evita, quindi apparentemente sembra come l'evitante distanziante, evita perché ha timore del rifiuto. Quindi apparentemente sembra come l'evitante distanziante, ma la motivazione è diversa. Evita per timore del rifiuto. Quindi in realtà ci possono essere delle situazioni nelle quali l'evitamento viene superato per qualche motivo, per una persona particolare, delle rassicurazioni particolari ricevute, quindi rispetto a quella persona l'evitante timoroso può strutturare una relazione affettiva simile al preoccupato. Questi quattro stili di attaccamento sono stati messi su un piano cartesiano e organizzati in base a due dimensioni che vengono chiamate ansia ed evitamento. È importante la questione terminologica perché per gli addetti ai lavori ci si confonde anche spesso tra i termini dell'attaccamento infantile e l'attaccamento adulto. Nell'attaccamento adulto, quando parliamo della dimensione dell'ansia, non ci si riferisce né all'ansia come sintomo, ma neanche, se vi ricordate, nell'attaccamento infantile avevamo chiamato attaccamenti ansioso resistente e ansioso evitante. Ecco, non è neanche quel tipo di ansia. Quindi a volte i termini acquistano significati diversi a seconda dei contesti nei quali li tiriamo fuori. Abbiamo detto che queste quattro dimensioni vengono messe su un piano cartesiano diviso, caratterizzato da due assi, l'asse orizzontale e l'ansia, l'asse verticale e l'evitamento. In questo caso l'asse orizzontale dell'ansia, eccolo qua, misura il livello con il quale gli individui si preoccupano e rimuginano circa la possibilità di essere rifiutati e abbandonati dal partner. Quindi misura quanto io sostanzialmente mi sento amabile e quindi potenzialmente amato, e di conseguenza, non sentendosi amato o amabile, vive nel timore del rifiuto, vive nel timore dell'abbandono. Di conseguenza le strategie, queste sono persone che quindi pensano spesso alla relazione, cercano costantemente segnali nella relazione di rischio e pericolo, che qualcosa non vada, cercano costantemente di compensare questi potenziali rischi, cercando insistentemente il partner o pensando insistentemente al partner. Infatti le strategie di gestione emotiva delle persone con alta ansia nell'attaccamento vengono chiamate strategie iperattivanti, perché appunto c'è l'iperattivazione del sistema di attaccamento, c'è l'iperattivazione delle emozioni negative, queste vengono ascoltate e si cerca di trovare una risposta all'interno della relazione al fine di mantenere la relazione. E c'è quindi un costante monitoraggio di sé, del partner e della relazione. Il problema è che tutto viene analizzato in funzione di questi timori. Viene analizzato in funzione dei timori, sia la situazione, che quindi viene percepita pericolosa anche quando a volte non lo è, o vengono analizzati con questa luce anche le risposte ai tentativi di rassicurazione. Quindi che vengono percepiti come mai sufficienti per garantirsi la stabilità della relazione. In alcuni casi, comunque, dato che c'è questa interpretazione molto emotiva della relazione, vengono vissute con forti alti e bassi, perché a volte invece c'è la percezione che quello che si è fatto garantisce l'intimità, per cui sono esplosioni di intimità, di positività, di contentezza, per poi magari poco dopo, per una briciola o magari solo per un'interpretazione, crolli nella disperazione. Euforia e disperazione, la caratteristica delle persone con alta ansia nell'attaccamento. Le persone con alta ansia. Sì. Ti interrompo un momentino, semplicemente per darti il tempo, sono le 10:05, insomma, ecco, magari vedi se in 10 minuti, così insomma riesci un pochino poi a portarci alle conclusioni, poi faremo una piccola pausa e poi riprendiamo i lavori
della seconda parte, così ho anche, diciamo, la possibilità di così raccogliere un momentino in modo sintetico il tuo lavoro. Insomma, ecco, vedi tu. Quindi ce la facciamo. Perfetto. Poi abbiamo l'alto evitamento. L'alto evitamento invece è la... riflette invece quanto ci si sente a proprio agio con la vicinanza e l'intimità nelle relazioni. Le persone ad alto evitamento sono persone che non sono a proprio agio con l'intimità nelle relazioni e che quindi hanno strategie di regolazione emotiva di tipo disattivante al fine di stare in relazione, o al fine di stare in relazione disattivano l'intimità relazionale, oppure disattivano proprio la ricerca di relazioni per cui stanno a distanza. C'è un'interpretazione particolare, molto interessante, delle strategie evitanti o ansiose rispetto all'attaccamento, che è quella della Crittenden, che lei dice sostanzialmente questo, molto interessante. Le persone ad alta ansia considerano le emozioni negative rispetto all'attaccamento, rispetto alla relazione, come caratterizzanti della relazione, come pertinenti alla relazione, e quindi vanno considerate, vanno elaborate, bisogna risolverle, bisogna affrontarle, bisogna fare qualcosa per includere queste emozioni nella relazione e trovare una soluzione. Le persone con attaccamento, invece, con alto evitamento nell'attaccamento, considerano le emozioni negative rispetto alla relazione come non pertinenti, come qualcosa di estraneo, come qualcosa che di conseguenza va messo da parte, non va considerato, va tenuto fuori dalla consapevolezza. Quindi non è un evitamento obbligatoriamente appunto della relazione, ma a volte pur di mantenere la relazione, l'evitamento è l'evitamento delle emozioni, delle concettualizzazioni negative rispetto alla relazione. Questo permette alla Crittenden, e così, a parte che la Crittenden elabora questo modello, per i meno addetti ai lavori può essere un obbrobrio, ma in realtà una volta conosciuto è semplice perché è simile all'altro. Abbiamo i B in alto, che sono le forme di attaccamento sicuro, le A sono le forme di attaccamento evitante, come l'evitante distanziante che dicevamo prima, le C sono le forme di attaccamento preoccupato che dicevamo prima, A barra C al mezzo sono le forme miste di attaccamento evitante timoroso. Quindi in realtà è una forma diversa di esprimere le stesse quattro macro categorie che dicevamo. Poi c'è la psicopatia in fondo che non si interessa. A partire da questa concettualizzazione emergono alcune sottocategorie di attaccamento, quindi a partire dalle macro categorie adesso andiamo ad alcune micro categorie, sottocategorie di attaccamento, che possono essere, ipotizziamo, possano essere dei precursori di modalità di strutturare relazioni affettive in età adulta potenzialmente promotrici di dipendenza. Allora, queste sono, ad esempio, c'è una forma A3, viene chiamata di accudimento compulsivo. Nelle forme di accudimento compulsivo, sono forme di evitamento, comunque entrano nell'evitamento, la persona ha il bisogno di prendersi cura della figura di attaccamento. Queste ve le nomino solo, chi vuole le può approfondire, così rientriamo un po' nei tempi. C'è il compiacente. Cercano sempre di prevenire il pericolo, inibire gli affetti negativi e proteggersi, quindi facendo ciò che le figure di attaccamento vogliono che facciano. Quindi che cosa fanno? Eliminano le emozioni negative rispetto all'attaccamento semplicemente assecondando. Perché se non assecondassero dovrebbero affrontare delle problematiche relazionali. Ecco come funziona l'evitamento nei compiacenti. Quindi apparentemente il compiacente è, tra virgolette, dipendente dall'altro, perché asseconda sempre l'altro. Eppure è un evitante, perché in questo senso evita le emozioni. Poi abbiamo le forme di idealizzazione delirante dell'altro, nelle quali vengono negate tutte le caratteristiche negative dell'altro pur di rimanere in relazione con l'altro.
e addirittura forme di sé assemblato esternamente si chiama, cioè la propria identità proprio viene delegata all'altro, viene ad essere costituita e costruita dall'altro e dalla relazione con l'altro. E poi abbiamo gli stili ansiosi preoccupati che vengono caratterizzati da un'alternanza di senso di impotenza e aggressività, senso di impotenza per cercare l'accudimento da parte dell'altro e aggressività quando non si riceve questo accudimento. O l'essere seducenti per avere comunque attenzione da parte dell'altro, o essere punitivi quando non si ottengono queste attenzioni. Mi soffermerei solo, stiamo veramente piano piano avvicinandoci alla fine, sui processi cognitivi e affettivi dei distanzianti, quindi, e dei preoccupati. Cosa fanno? I distanzianti, quindi, si distanziano, cioè un distanziamento del sé dagli stati affettivi negativi e l'accantonamento delle conclusioni negative sulle figure di attaccamento. Quindi i pensieri negativi o le emozioni negative sulla figura di attaccamento, il genitore nell'infanzia, il partner in età adulta, vengono messi da parte. Hanno poche immagini o immagini dissociate, quindi concettualizzano poco il pericolo e l'insicurezza, perché di nuovo sono informazioni negative rispetto alla relazione, messe da parte. Hanno un'affettività non verbale falsamente positiva, perché le cose negative vanno messe da parte. Se hanno cose negative le mettono da parte ed enfatizzano i sentimenti negativi, i sentimenti positivi. Poi abbiamo gli stili invece ansiosi, preoccupati. Sostanzialmente loro vivono invece nella complessità delle relazioni, ma perché se le complicano buona parte loro, perché la loro interpretazione è prevalentemente emotiva. Quindi vivono in questa complessità emotiva che cercano continuamente di elaborare. Quindi sono caratterizzata da questa affettività distorta per questo motivo, da un coinvolgimento con altre persone che vivono come regolatrici del loro umore, quindi alle quali delegano la regolazione del loro umore, hanno difficoltà a costruire relazioni causali nelle relazioni perché tutto è interpretato emotivamente, quindi non riescono a dire sta succedendo questo per questo motivo e quest'altro motivo, perché la causalità è tutta emotiva e soprattutto in questa causalità hanno difficoltà a rendersi conto di qual è, a parte il senso di colpa che dicevamo prima, ma di qual è realmente il loro contributo. Tutto perché l'interpretazione è emotiva. Detto questo, e andiamo a concludere, senza che ve le elenco, nel tempo sono state proposte varie, vari criteri diagnostici per la dipendenza affettiva per cercare di rendere più operativa la definizione che vi ho dato prima del dipendente affettivo prototipico. Ne ho scelte un paio che sono state elaborate a partire dai criteri diagnostici delle dipendenze da sostanze, poi come è stato fatto anche per altre dipendenze comportamentali, gli stessi criteri sono stati applicati alle dipendenze affettive. Non li vediamo tutti, sono dei criteri diagnostici, li potete scorrere voi, sono divisi in appunto, categorie, fattori e sottofattori. Ah, scusate, sto scorrendo la mia diapositiva, non le vostre. Eccoli qua, ci sono, ne ho scelti un paio, ci sono, eccoli qua, questo è uno, un autore ha individuato quattro macro aree di categorie e per ogni categoria delle sottocategorie, per individuare proprio dei criteri diagnostici per poterla identificare. Non li vediamo tutti ovviamente, sennò per vederli tutti adesso ci vorrebbe tutta la mattinata solo per questi. Questo è un altro autore che ne ha elencati altri. Questo autore ha messo anche un test, quindi oltre a in quest'ultima parte che potete sfogliare da soli, ci sono criteri diagnostici e un paio di test. Uno un po' datato, dell'83, e uno più recente, del 2019. Anche quest'autore del 2019 ha messo prima delle caratteristiche diagnostiche, delle categorie diagnostiche che riguardano salienza, tolleranza, modificazione dell'umore, ricaduta, astinenza, conflitto, descrivendole tutte, cercando di far capire quindi per ogni categoria cosa deve essere presente per identificare il dipendente affettivo. E poi hanno elaborato un test. Ecco qua, per il test ci sono le domande, ogni domanda a quale categoria diagnostica appartiene. Penso che questa non è una parte da spiegare adesso, la metto semplicemente a disposizione per cercare di fornire anche qualche elemento ancora più concreto per cercare di concettualizzare ed eventualmente anche identificare
la dipendenza affettiva. Sono stato anche nei 10 minuti, Salvatore. Avevo detto 15 invece. Ci sarebbe... Ovviamente so che ci avresti continuato, insomma, a parlare di, insomma, di tutti quanti diciamo, le tue ricerche, che sono sempre molto, molto, molto interessanti. Io, diciamo, insomma, gli argomenti che hai enunciato sono veramente tanti, quindi cercherò un pochino così di fare un brevissimo riassunto anche sulle cose che mi hanno colpito di più. Per esempio, mi sembra di capire intanto che il concetto proprio di dipendenza affettiva dal punto di vista critico, diciamo così, ponendomi anche un pochino come ponte all'intervento che farà successivamente la dottoressa Menzavalli, presenti, insomma, seppure marginalmente, però insomma neanche più di tanto, già un problema di diagnosi differenziale rispetto, per esempio, no, al disturbo dipendente come diagnosticato sul manuale, e che in qualche modo ha a che fare, ovviamente, correggimi se sbaglio, se non ho interpretato bene, diciamo, quello che ti ho detto, Emiliano, diversi livelli che vanno dalla neurofisiologia alla psicologia alla sociologia, e aggiungerei anche, insomma, anche un po', così, diciamo, memoria dell'intervento del professor Cantelli, addirittura arrivare al livello di tecnologia. Credo che il concetto, insomma, dell'amare troppo troppe volte sia, credo, molto interessante, soprattutto perché credo che introduca una domanda, ovvero se poi è possibile riportare l'amore in sé come esperienza, come dato esperienziale, anche sotto il dominio della cognizione, nonostante poi ci siano, appunto, quindi, certe forme di amore romantico, insomma, anche tantissimi autori che hanno scritto così, diciamo, esattamente spesso il contrario. Credo che sia importante anche da un punto, diciamo, di vista proprio anche così, diciamo, sociale, il concetto della forma immatura che predispone alla dipendenza. Credo che qui, insomma, avresti approfondito molto di più, insomma, ecco, però lo lascio così come un pochino concetto cardine, diciamo, tra quelli che hai espresso. Mi ha colpito molto anche la questione del fatto, diciamo, di quando viene meno in questa forma di dipendenza la soddisfazione dei bisogni primari, per cui anche qui credo che sarebbe opportuno interrogarsi come mai all'interno di una, come vorrei dire, diciamo così, di un'esperienza tutto sommato, insomma, così bella, insomma, no, perché poi uno è addirittura così, diciamo, votato al non soddisfare i bisogni primari, come se fosse, appunto, votato in qualche modo alla distruzione. Tra l'altro, ecco, mentre parlavi di porto fidato, insomma, pensavo, diciamo, così sul piano più clinico, come se dovessimo accompagnare noi poi i nostri pazienti durante il lavoro da un porto così, diciamo, piratesco a un porto più fidato, insomma, dove trovare invece asilo e stare sereni e tranquilli. Andando un pochino avanti, i concetti che annunciato sono veramente tanti. Credo che, appunto, anche qui dal punto di vista clinico, insomma, sia molto importante, no, la questione di tenere anche un pochino distinti, diciamo, le diverse modalità di attaccamento che ci possono essere tra l'età infantile e l'età adulta, e ritengo ulteriormente che sia importante un altro concetto, cioè il concetto di evitamento. Quando parlavi della modalità disattivante, mi è sembrato di capire, ma ovviamente correggimi se sbaglio, che cioè, come dire, quando si accende questa modalità si evitano principalmente le emozioni, non la relazione in sé, ho capito bene? Esatto, ci possono essere entrambi i tipi di evitamento. Ci sono alcuni che evitano la relazione, infatti sono forme di attaccamento che si chiamano di autosufficienza compulsiva, ma in altri casi invece viene ricercata la relazione, però idealizzando l'altro, mettendo da parte le informazioni negative, cercando di impostare la relazione in modo da garantirsi non solo la relazione, ma l'immagine positiva dell'altro. Perfetto, quello che infatti, appunto, allora ho capito bene, mi ha colpito è il fatto che poi o in un modo o in un altro, in qualche modo, la relazione non si evita, e quindi credo che evidentemente anche all'interno di questa, diciamo, di questa situazione la relazione sia decisamente centrale. Diciamo, sorvolo, ecco, nonostante poi siano molto importanti tutto il discorso che hai fatto sugli stili, test e criteri diagnostici, insomma, che diciamo, appunto, inviterei poi gli ascoltatori magari anche un po' a rivedersi l'intervento, tanto verrà registrato, e quindi, insomma,
Tra l'altro vedo che siamo arrivati a 100 partecipanti, io sono veramente molto molto contento, insomma, che questo evento sia stato così seguito, anche perché credo che sia il primo evento italiano che gioca con i sentimenti degli altri, insomma, permettetemi questa battuta prima del break. La dottoressa Pezzavalli, quindi ecco, adesso inizierà il suo intervento e ci spiegherà un pochino, insomma, diciamo più nello specifico, intanto il modello post-razionalista, e poi appunto ci darà anche dei cenni di trattamento su come affrontare nei nostri studi questo tipo di dipendenza comportamentale. Ok, allora ti lascio la parola. Grazie, ascolteremo tutti con molto interesse. Grazie Salvatore, davvero grazie per questa moderazione e questa presentazione così attenta che hai preparato. So come sei meticoloso tu, e ringrazio anche Emiliano per aver aperto la strada sulla riflessione della dipendenza affettiva. Tonino, vabbè, è un collega, un amico da 20 anni con il quale lavoro e collaboro, e proprio dalle riflessioni che abbiamo fatto insieme spero potrà prendere vita appunto questo libro Schiavi d'amore, che prima dell'estate ci ha fatto venire in mente di creare un evento per poterci innanzitutto noi confrontare con l'argomento spigoloso ma anche molto interessante, sul quale io mi interesso e lavoro da tutti questi anni all'interno dell'Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale. Quindi quello che vi porterò è il cenno sulle riflessioni che seguono al libro Scusa se non ti chiamo più amore, e che riguardano appunto l'inquadramento del nostro modello post-razionalista. Io ringrazio tutte le persone che si sono mantenute attive nel seminario, nel webinar, vedo che sono moltissime, i colleghi dell'Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale, le suore che ci seguono, tanti amici e anche persone con le quali io ho lavorato. Davvero sono molto contenta di stare in mezzo agli amici, mi manca molto la presenza, ma cercheremo di fare come possiamo, insomma. Io... Ecco Michela, perdonami, ti interrompo solo un attimo, già che l'hai diciamo insomma rinominato, io lo faccio nuovamente vedere perché c'è... Grazie. Grazie. Questa è un'ottima diciamo così insomma introduzione anche al insomma a quello che si dirà, ecco, un pochino ne abbiamo parlato, quindi insomma, grazie Salvatore. Mostrarlo. Va bene, ok. Grazie. A te la parola. Ti ringrazio veramente tanto, ci tengo a dire che appunto abbiamo mosso i passi proprio dal libro Scusa se non ti chiamo amore per inquadrare i 4 modi creare relazioni affettive adulte, così che siamo passati al secondo livello, al secondo step, cioè declinare le stesse 4 modalità di amore, così chiamate modalità perfezionistica, modalità perfezionistica ossessiva, e quindi più sull'aspetto della ruminazione del pensiero, modalità fobica e modalità abbandonica, sulla scia, sulla scorta di queste 4 modalità di fare legami e di amare, oggi io vi presento quello che cominciamo a riflettere su quella che è appunto l'approfondimento, su quello che è l'approfondimento della dipendenza affettiva. Apro la mia presentazione, di cui vi lascerò comunque degli estratti, e vi rimando insomma alla lettura anche di alcuni articoli che sono pubblicati gratuitamente in rete miei, che riguardano appunto sia la dipendenza affettiva che l'affettività adulta matura. Allora, la premessa è che appunto io vi dicevo siamo all'interno del modello cognitivista post-razionalista, quindi facciamo riferimento alla teoria di Vittorio Guidano, per i tecnici e gli esperti uno psicologo scomparso non recentemente ma precocemente, che ha lasciato un modello molto solido e valido per inquadrare anche i comportamenti umani. E in particolare oggi vedremo le declinazioni della dipendenza affettiva secondo le linee appunto di quella che è la riflessione di Vittorio Guidano. Innanzitutto suddivido secondo 2 macro categorie questi 4 profili di dipendente affettivo. La prima macro categoria è quella forma di dipendenza affettiva che noi abbiamo denominato covert, nel senso che non è proprio una dipendenza affettiva che si evince facilmente, che tu potresti osservare lo stile della personalità di chi si presenta ad un consulto psicologico, ma si tratta di qualcuno che vive fondamentalmente questa dipendenza dentro di sé. Queste persone le abbiamo definite indipendenti dal contesto,
Che cosa significa? Che nelle relazioni sono più centrate su quelle che sono le convinzioni intime, i propri pensieri, gli schematismi razionali, piuttosto che, per dire, tendere, come nella seconda macrocategoria, come i dipendenti invece dal contesto, tendere al giudizio esterno, a considerare quello che gli altri dicono. Per cui immaginiamo persone che fanno sicuramente affidamento più su se stessi, che non si lasciano influenzare troppo dagli eventi esterni, che hanno quindi un approccio più impersonale alla relazione e che noi definiamo clinicamente persone con un approccio testing hypothesis, cioè che fanno delle ipotesi mentali, razionalizzano quello che si debba o non si debba fare e ragionano veicolando i propri comportamenti, spingendosi proprio da quelle che sono le convinzioni interne. Vi faccio un esempio, vi porto appunto la storia di una persona da me seguita per inquadrarvi questo primo profilo. Parlo di Alice, 27 anni, chiede aiuto perché fortemente depressa. È stata appunto tradita per l'ennesima volta dal suo fidanzato, ma lo perdonerà perché sa che in fondo è sua la colpa per non essere capace di lasciarlo, ma al tempo stesso di tenergli testa. Chiudere la relazione per lei è troppo doloroso, perché sa che una relazione non la fa stare bene, e soprattutto questa con lui, ma preferisce soffrire in silenzio ed adoperarsi per il bene di lui. Si spiega i tradimenti come dovuti al suo problema, al suo stesso problema di insicurezza. Per tale motivo lei ritiene che dentro la relazione sia doveroso occuparsi dell'altro. Quindi capiamo bene che si tratta di una persona che agisce nel suo interno facendo tutta una serie di congetture, di programmi, di una programmazione per arrivare al rapporto con l'altro con una devozione che è pressoché totale. E questo perché Emiliano ha fatto una bellissima prefazione su quello che è l'attaccamento. Io entrerò nel merito dell'attaccamento per spiegare appunto l'evoluzione poi di questa adultizzazione dell'affettività. Gli abbandonici, e quindi parlo di questo primo profilo di dipendenza, la dipendenza abbandonica. Gli abbandonici sono persone che sono cresciuti in famiglie in cui non c'è stato uno spazio fisico né uno spazio mentale. Sono famiglie all'interno della quale molto spesso c'è un'inversione di ruolo, quindi sono loro a fare da genitori ai genitori e viceversa i genitori si lasciano accudire. Per cui il bambino, la bambina cosa fa? Si prende cura dell'altro e quasi come a sentire di legittimare il suo, la sua richiesta di amore soltanto se si impegnerà moltissimo per l'altra persona. Quindi diventano, come diceva anche Emiliano, accudenti in una maniera ripetitiva, compulsiva, e sviluppano una forma di autosufficienza, quindi sono self-made men, self-made woman, cioè persone che da grandi nella relazione non chiederanno più di tanto, ma offriranno moltissimo. Noi li definiamo caregiving, caregiver, cioè persone che danno in questa attitudine proprio di cura incessante il massimo di loro stessi per accontentare l'altro. Che cosa accade nella persona internamente, quindi qual è la dipendenza covert, coperta, interna e non interpersonale? Accade che la persona anticipa continuamente la possibilità che l'altro lo possa lasciare, ed è questo proprio l'elemento che rinforza un attaccamento pedissego e costante verso l'altro, proprio ad una forma di accudimento che è estrema. Sono attratti da individui distanti, molto spesso insicuri. Le relazioni, anche queste, le relazioni di dipendenza, è come se confermassero in qualche modo la loro scarsa amabilità. Loro hanno bisogno di sentirsi speciali dentro la relazione. Hanno bisogno di sentire un amore incondizionato che in teoria possa riparare alle perdite o alle distrazioni che loro hanno vissuto nella relazione con la famiglia. Per cui si instaura il meccanismo della dipendenza con l'altro e verso l'altro sul bisogno di restare tranquilli nonostante l'incessante sopraggiungere delle emozioni di sofferenza che sono endemiche, giacciono comunque nel vissuto, nella storia, nell'esperienza di questa persona abbandonica, facciano e lasciano pensare che la relazione si potrà rompere.
Quindi il trigger su cui la dipendenza si basa è proprio quella di pensare che se io accudisco di più, l'altro così non mi lascerà. Se io sono in grado di prendermi cura dell'altro, mi meriterò il suo amore e la sua presenza nella mia vita. Non è un caso che queste persone molto spesso entrino in vissuti davvero reali di depressione o che facciano uso di alcol, di stupefacenti, di sostanze proprio che leniscano il dolore. Emiliano faceva riferimento alla sottotipizzazione della Patricia Crittenden e se dobbiamo andare a intercettare perché è accaduto questo, perché una persona si ingaggia in una relazione dipendente abbandonica, noi intercettiamo per lo più questi sottotipi, il sottotipo avoidant 1, 2 e 3, dove vediamo bambini idealizzanti, distanzianti, genitoriali, proprio per citare questa inversione di ruolo, che sviluppano una forma di accudimento compulsivo. Nella fattispecie la Crittenden aggiungerà poi due criteri sottotipizzanti, quello A7 e A8, che sono appunto idealizzante delirante, cioè la persona che tende a mettere in evidenza in maniera estrema soltanto gli aspetti positivi dell'altro. Oppure il sé assemblato all'esterno, vuol dire colui o colei che tende a costruire un'identità a partire dall'altro, cioè si assembla all'altro per sentire di avere una qualche forma di valenza positiva del suo esistere nella relazione. La dipendenza abbandonica vede dei modelli disfunzionali di attaccamento. Qual è la reciprocità che si stabilisce nel legame dipendente? Sicuramente sono persone che instaurano un attaccamento più centrato sull'iperaccudimento dell'altro. Questo iperaccudimento ha due finalità. Da una parte vuole evitare che l'altro debba esso stesso sentirsi di dover accudire e quindi in linea con quella forma di autosufficienza. Quindi io faccio per l'altro in modo che l'altro non si senta in obbligo di dover accudire me. La seconda motivazione è di escludere, nel darsi continuamente incentivo di fare qualcosa per l'altro, di escludere l'indifferenza dell'altro, la trascuratezza dell'altro. Ed ecco quindi che la dipendenza abbandonica costituisce una forma di autoinganno per la persona che ha sperimentato un trascorso di trascuratezza per sentirsi al centro di un'attenzione che è comunque sospinta dal suo impegno, è pari al suo impegno, è in proporzione a quello che lui o lei saprà fare nella relazione con l'altro. Il mantenimento della relazione si esplicita anche sottoposto a scatti di ira che danno poi adito alla persona di un incessante prodigarsi per recuperare la relazione, quindi ci si arrabbia e poi si recupera, si fa pace. Il bisogno è un esasperato bisogno di riconquista e c'è anche una forma di autoaccusa che il dipendente abbandonico fa, cioè si incolpa di essere causa di difficoltà della relazione per le proprie insicurezze, proprio come Alice. Quindi il distanziamento che l'abbandonico adopera, anche se vive una dipendenza internamente, è quello verso le proprie emozioni innanzitutto. Quindi si distacca dalle emozioni negative, idealizza l'altro in maniera anche delirante talvolta e vuole mantenere la tranquillità nella relazione. Quindi la sicurezza emotiva, la sensazione di tranquillità è il fine di questo primo prototipo di dipendente affettivo. Ne vediamo un altro. Il dipendente ostinato, la parola ci richiama già qual è la tendenza all'attivazione comportamentale nella relazione. Vi leggo il caso di Luca, 38 anni, che ha concluso e riaperto diverse volte una relazione con la sua fidanzata, che a seguito della fine della storia si è riaccompagnata con un'altra persona. Nonostante l'abbia più volte descritta come una donna distante dalle sue aspettative, comincia a controllare le sue uscite, persino i social, fino a ricevere, nel caso proprio di insistenza estrema, un'ordinanza restrittiva per il reato di stalking. In mente medita una vendetta, rimugina continuamente su questo, perché non si spiega come lei sia potuta venire meno al patto di amore eterno promessogli. Quindi capiamo bene
che questa persona vive dentro di sé internamente, siamo ancora nella dimensione covert, quindi la persona non dà modo, se non con queste gesta molto insistenti, di quello che vive internamente. Che cosa è successo nella storia di legame attaccamentale e nella storia familiare di questa persona? Sicuramente queste persone ostinate sono cresciute in famiglie dove all'interno c'è stata un'alta richiesta di livelli prestazionali, quasi a come a pensare di dover crescere bambini e bambine adultizzate, adulti in miniatura. Quindi grande richiesta di essere all'altezza del ruolo, una coppia che solitamente mostra di essere coesa, genitori molto razionali, con scarso approccio emotivo, quindi in difficoltà nell'espressione delle loro emozioni, ma molto capaci nella spiegazione loquace, logica, razionale di quello che si trovano a vivere anche nella stessa famiglia. Ecco che allora al bambino giunge costantemente un messaggio che è paradossale, quasi antitetico, un amore che è anaffettivo ma anche di presenza, cioè un po' muto sull'aspetto emotivo, ma molto presente invece sull'aspetto logico e razionale, quindi come a dire io ti accudisco e ti educo, quindi sono anche famiglie molto legate per esempio ai principi di giustizia, di giustezza, come nel caso di Luca che appunto capite bene che ingaggia la sua ruminazione ostinata, dipendente, sul fatto che lei abbia messo mano e sia venuta meno a quello che è stato il patto implicito nella relazione di continuare ad essere costantemente legata a lui. Quindi in questa dipendenza ostinata che trame affettive noi vediamo? Sicuramente sono persone che cercano partner affidabili, sentono di doversi fidare dell'altro, cercano sicurezza, questa sicurezza serve proprio per dissipare i dubbi. Rispondono sufficientemente questi partner che loro cercano a parametri come di una sorta di checklist mentale che loro si sono dati. Questo controllo serve proprio per evitare di perderlo il controllo. Quindi nella modalità dell'amare del tutto o nulla sono amanti estremamente affidabili che quando danno danno proprio il 100%, ma possono decidere di rompere la relazione anche in un istante perché sono persone che amano a detta loro con un amore che segue un rigore scientifico, metodologico. Quindi l'accesso all'emozione è sempre sottoposto e vagliato dalla razionalità. Non smettono di amare se non hanno motivo di farlo, così come non si concedono la gelosia a meno che non ci siano presenze di segnali che sono segnali di allarme. Ecco qui che allora Luca, nel momento in cui sente lei più distante, ingaggia dentro di sé una ruminazione che è appunto interna, che non chiede conferma ad altre persone, perché gli altri nel caso di Luca gli avrebbero detto che è esagerato, per cui è una convinzione che parte da una credenza internalizzata che non si confronta con l'esternalità, con il contesto, è indipendente dal contesto e prosegue da un itinerario che segue una logica di richiamo al controllo sulla relazione. Questi sono i casi più seri che esitano spesso nello stalking e nella richiesta incessante di informazione e di presenza anche pesante al partner. La dipendenza ostinata ovviamente vede dipendenti per logica, persone che diventano a questo punto ossessive, ruminative, con azioni che spesso si appaiano a questa ruminazione anche violente, e lo stalking appunto ne è un esempio. Il bisogno di certezza e di perfezione assoluta nella relazione conducono il dipendente ostinato a perseguire l'adesione ad un modello di comportamento ed atteggiamento nella relazione che sia la risposta ad un codice interno, che è un codice etico, comportamentale, importantissimo, dal quale non si può derogare. Capiamo che allora, per come ci indicava Emiliano, tutto accade per dei motivi precisi e allora come protagonisti noi vediamo soggiacenti a questa modalità di dipendenza, un attaccamento che segue una rotta coercitiva, vedete la C, e un attaccamento che invece esita da una modalità evitante. Nella modalità evitante noi abbiamo famiglie orientate alla ricerca di controllo, dove c'è un'altissima aderenza, richiesta di aderenza alle regole, ai principi, poca spontaneità e grande solidità
che si rifà ad un principio che è ispirata ad una norma assolutamente perfezionistica della serie: se giuro amore eterno, io devo mantenerlo. Nella modalità invece coercitiva, la sperimentazione vissuta dal dipendente affettivo è quello di aver vissuto una modalità di anticipazione e previsionalità di eventi negativi, e quindi è colui o colei che si attacca forsennatamente usando la manipolazione di tipo anche cognitivo e comunicativo. Ne è un esempio il fenomeno del gaslighting. Molti di voi conosceranno questo fenomeno, che non è conosciuto a livello diagnostico, ma è molto presente nelle dinamiche di dipendenza affettiva, e riguarda la comunicazione confusiva, ambigua, ambivalente, paradossale e invischiata. Per cui è come se il dipendente affettivo inducesse l'altro a pensare, a dubitare di se stesso, e al tempo stesso si mettesse egli stesso in dubbio continuamente. Per cui il gaslighting, da questo famoso film antico, insomma, che faceva vedere la storia di questa donna che veniva sottoposta ad una vessazione continua perché il suo uomo abbassava la tonalità dell'illuminazione e le faceva credere di vedere cose, oggetti, situazioni diversi dalla realtà. Quindi il risultato era che la donna pensava di essere pazza, di impazzire, e quindi il dubbio, l'istillazione del dubbio arriva a far dubitare a tal punto il dipendente affettivo che si confonde e non sa più qual è il confine della propria convinzione su di sé e quello che invece è portato dall'altro. A questo punto passiamo invece agli altri due profili, che sono due profili che seguono invece una traiettoria di dipendenza contestuale. Quindi in questo caso noi abbiamo persone che cercano negli altri, il contesto è molto importante per loro, negli altri cercano un modo di processare, di decodificare, di ispirarsi alla comprensione della relazione affettiva. Quindi si definiscono nella clinica spectator approach, cioè persone attentissime agli altri per cogliere dati, giudizi che questi possono dargli, e quindi non è come nei primi due casi, a partire dalle convinzioni internalizzate che loro fondano il loro comportamento, quanto più invece dalla sensibilità al contesto esterno. Vi porto il caso di Veronica, 32 anni, che resta legata ad un uomo che l'ha maltrattata e messa contro la sua famiglia di origine. Questa è una tematica onnipresente nelle relazioni dipendenti e codipendenti. Lui è un uomo potente, molto ricco, e quindi lei di conseguenza ne ricava una sensazione di grande soddisfazione dalle sue attenzioni, da queste che lui le rivolge quando sta in buona, quando è ben disposto. La relazione è qualcosa da curare e difendere a tutti i costi per Veronica, ed esprime la sua totale confusione sul discernimento tra il suo senso di piacere e la sofferenza. Pur soffrendo, lei non riesce a mettere in discussione il suo legame, e quindi entriamo in quella oscillazione a cui faceva riferimento anche Emiliano Lambiase. Di chi parliamo quindi? Parliamo di un profilo, di uno stereotipo, un prototipo di comportamento dipendente, che vede nella modalità di compiacenza una radice profonda del comportamento di affezione all'altro. I dipendenti compiacenti vogliono apparire assolutamente impeccabili agli occhi degli altri. Spesso e volentieri sono invischiati nella relazione, così come lo sono stati nella loro relazione primaria affettiva con i genitori. Quindi si sentono amati soltanto quando corrispondono alle aspettative alle quali poi si ingenera in loro il desiderio di una approvazione assoluta. Fanno ciò che fanno per avere consenso e per essere per l'altro o per l'altra speciali. I genitori di queste persone capiamo bene che sono stati intrusivi, hanno sobillato, anche molto instillato, gusti, tendenze, ambizioni, rendendoli fondamentalmente incapaci di riconoscere i propri confini, come a dire che io non so se quello che mi piace perché è mio, lo riconosco come tale, o se perché è portato da quello che gli altri mi hanno detto che sia fondamentale per la mia vita. Quindi capiamo che in questa dinamica è difficilissimo differenziarsi. C'è una adesione pedissequa a quelli che sono i criteri contestuali, appunto, familiari.
Quali sono le strategie di questo prototipo di dipendente? Sicuramente si fondono con le aspettative di coloro che amano. Hanno un'amabilità che è data dall'indice di gradimento esterno che loro ricevono. Sono perfezionisti e compulsivamente compiacenti, fanno ciò che gli altri si aspettano. Si orientano in base alle critiche e ai complimenti che ricevono a livello di adesione e di dipendenza nella relazione, che è elevatissima. Mantengono altissimi i canoni estetici, sono sempre impeccabili, sviluppano un'arte di piacere, si omologano al partner dei propri sogni e quindi anche il corpo viene sottomesso e utilizzato come un biglietto da visita per questa forma di trasformismo nell'amore che vede il loro essere assoggettati al bisogno di sentirsi in assoluta sintonia con l'altro. La dipendenza compiacente, questa terza tipologia, vede in queste persone una alta quota, un'alta componente di docilità. Sono persone piacevoli, il livello di interesse nell'altro è sempre mantenuto alto, se questo subisse delle flessioni e quindi l'altro si distanzia o si disinteressa, sono abilissimi nel captare le attenzioni, talvolta anche provocando positivamente oppure con scatti di rabbia, ma il centro, il cuore della relazione è e giace nel sentirsi visti dall'altro. La dipendenza è appunto in questo caso espressione di questo spasmodico bisogno di rispecchiamento nell'altra persona. Capiamo bene che questo non può che essere l'esito di una famiglia così chiamata dal teorico Mnuchin famiglia invischiante. Questa famiglia segue una condotta che esita da un attaccamento di tipo coercitivo. All'interno della famiglia, per cercare di mantenere la prossimità con la o le figure di attaccamento, vengono evitate tutte le manifestazioni sconvenienti, quindi le emozioni negative, le proteste, le lamentele, e vengono invece amplificate quelle che provocano accudimento, senso di gradimento, e quindi il bambino cresce in questa modalità compulsivamente compiacente, incapace di dire di no, e quindi assecondando tutti quelli che sono le richieste e i bisogni dei familiari. Capiamo che in questa famiglia l'importante è l'immagine espressa all'esterno. Io sono definito appunto dall'altro. L'apparenza di queste famiglie vale più di quella che è la realtà, tant'è che spesso all'interno di queste famiglie si nascondono insidie, si nascondono conflittualità taciute, c'è una ricerca strenua della perfezione, ci sono continue manifestazioni di ambiguità, un'abilità estrema al camuffamento, l'identità è un'identità familiare inizialmente e poi ancora un'identità di coppia, cioè io e te per amarci dobbiamo essere un tutt'uno, dobbiamo pensare le stesse cose, siamo indissolubili e quindi è condividendo le stesse emozioni che la relazione sembra essere solida. Capiamo che è forse il profilo più adesivo a quello che può essere la vittima di stalking, la vittima per esempio di una personalità narcisistica, la vittima eletta di colui o colei che sceglie una persona che abbia una grandissima caratterizzazione di adesività, cioè l'altro è come io lo voglio e quindi la manipolazione su questo stile di persona, su questa modalità di attaccarsi in maniera dipendente è quello forse più severo di questi quattro che vi sto mostrando. Da ultimo, l'ultimo profilo è quello che io ho definito dipendenza d'Andy. Permettetemi questo sinonimo, insomma, di aspetto controllante, fobico, per parlare di quelle persone, giovanotti o giovanotte, che appaiono sicure di sé, elegantoni, elegantone, persone quindi in qualche modo persuasi di essere capaci di accattivare l'altro, di essere sempre un po' sulla cresta dell'onda e hanno un'attitudine nel rapporto prevalentemente sicura. Il dipendente d'Andy è sicuramente, come nel caso di Emiliano, un professionista affermato. Nel suo caso si tratta di un agente finanziario, ricco, molto influente. Tende ad invischiarsi in storie di cui si stanca. Ha uno spasmodico bisogno di approvazione, ma nel momento in cui la donna si coinvolge troppo, lui desidera fuggire, seppur non accetta di essere lasciato. Vive la relazione affettiva come un serbatoio di autostima.
si mostra apparentemente up, significa che è lui che ha il controllo prevalentemente della relazione, ma nasconde dentro di sé una paura di perdere la sicurezza della presenza dell'altro. Capiamo bene quindi che evidentemente è una persona capace di accattivare l'altro, ma non per questo vengono completamente taciute le insidie che vengono sospinte dalla paura di abbandono e di non essere più centrale. Per cui la dipendenza d'Andy è riguardante quelle persone che si muovono con disinvoltura, hanno un attaccamento all'altro che mostra sicurezza, hanno sicuramente avuto nella storia di esperienza familiare una prevedibilità di legame con i genitori, sebbene all'interno ci sia stata una forma molto presente di iperprotezione. Quindi i genitori sono vissuti come figure e persone presenti, accessibili, quel porto sicuro, fidato di cui parlava Emiliano Lambiase qui c'è stato. Al tempo stesso però la percezione di sé, nonostante sia di amabilità, è anche una percezione come di una persona che ha bisogno necessariamente di qualcuno che sempre ci sia nella sua vita. E quindi hanno bisogno di sentire di poter contare su una base certa, al tempo stesso soffrono però moltissimo il vincolo e quindi il senso di costrizione. Qual è stata l'esperienza nel legame attaccamentale familiare? Parlo di persone che hanno vissuto una coercizione seduttiva, che significa, anche qui vi rimando a, per i tecnici, gli psicologi colleghi, alla trattazione della Crittenden, che va da quegli stili coercitivi dal C1 al C6. In ogni caso vediamo uno scenario dove all'interno i genitori hanno sicuramente trasmesso la presenza e la sensazione di poter proteggere e accudire, ma hanno anche sobillato la sensazione che ci si debba guardare bene intorno, che si debba essere guardinghi, perché gli altri possono tradire, possono essere infedeli, possono quindi sobillare quella paura che è stata respirata fin dai primi passi da parte di questi bambini. È frustrato in qualche modo per questa iperprotezione, il bisogno di libertà, e quindi vediamo persone che passano dall'audacia alla ricerca di emozioni e divagazioni, quindi in linea con il bisogno di avere qualcuno accanto che garantisca il porto fidato, ma al tempo stesso anche con relazioni satellitari che possano sommarsi a quella che è la relazione centrale, che possano affiancare. Non è raro che questo tipo di prototipo di dipendenza esiti nella controdipendenza, cioè in quella forma di disattivazione emotiva di cui parlava Emiliano Lambiase, di cui forse qualcuno faceva riferimento anche ad una domanda nella chat, citando appunto la fuga. Quindi persone che dipendono dal bisogno della conferma della presenza dell'altro, ma che poi esitano anche in una modalità oscillatoria di richiesta di tanta vicinanza e desiderio di fuga e allontanamento. Non è raro quindi che ci sia una fitta rete di relazioni parallele che consenta loro di restare in equilibrio anche laddove l'una o l'altra persona di riferimento venga a mancare. L'oscillazione chiaramente è quella di una richiesta di vicinanza, ma al tempo stesso anche di una distanza che garantisca al dipendente affettivo di centrarsi su di sé e di navigare per quelli che sono i propri bisogni. Quindi abbiamo una persona che ha sicuramente, rispetto al precedente, al dipendente compiacente, una maggiore chiarezza dei suoi vissuti interni. Le strategie sono appunto strategie di controllo, talvolta questo controllo diventa quasi maniacale ed è quella strategia elettiva che il dipendente Dandy elegge per far sì che la relazione venga stretta, sia legata appunto tra i partner, si crei questo legame tra i partner e renda anche il partner bisognoso di un contatto che è pedissequo e costante. Vado adesso verso la parte finale che riguarda gli accenni alla dipendenza alla dipendenza affettiva trattata nella clinica. Innanzitutto è bene soffermarsi ancora a dire che il dipendente è una persona che si presenta anche alla richiesta di aiuto in maniera dicotomica, cioè da una parte c'è il timore della separazione dall'altro, ma anche il timore di porre fine egli o ella stessa al rapporto e la tendenza copresente a ricercare nuovamente la relazione quando si attivano le componenti di stress.
Quindi capiamo bene che c'è un'oscillazione conflittuale che vede lo svilupparsi di tre scenari possibili di conflitto. La persona quindi sceglie di non separarsi ritenendo il legame irrinunciabile, nonostante questo spesso incida e comprometta le aree più importanti della sua vita, l'area di vita personale, quindi persone che scarseggiano per esempio di prendersi cura di se stesse, ingrassano molto, prendono peso, trascurano l'attività fisica, trascurano il lavoro, fanno saltare tutti gli impegni con gli amici, cioè viene pregiudicata una o più aree della vita importante della persona che soffre di questa dipendenza. Gli scenari di conflitto sono sostanzialmente tre e questi vanno anche considerati nella clinica, cioè quando una persona si accosta alla richiesta di aiuto, in che fase è, in quale di queste tre si trova? Molto spesso le persone si approcciano alla richiesta di aiuto specialistica quando sono in una fase egosintonica, che vuol dire egos sintonos, cioè in sintonia con il proprio io, quindi la relazione è pesante, è morbosa, è inserita moltissimo nella vita personale a livello sia di pensiero che di indirizzamento comportamentale, diventa quasi una trama fitta come fosse un'edera mentale, ma nonostante questo la persona riporta che la relazione sia qualcosa di utile, di importante, di significativo e centrale, di irriducibilmente centrale. Per cui la persona non chiede aiuto per toccare questo aspetto della sua vita, ma chiede aiuto per altro, per motivazioni che riguardano l'ansia, la depressione, l'abuso di alcol, somatizzazioni varie, per cui una prima fase in cui non c'è riconoscimento chiaro della difficoltà oscillatoria di gestire la relazione. E quindi in questo caso la clinica si fa più orientata a quella che è la richiesta che la persona fa sull'aiuto ai sintomi. Vuol dire che la persona non è pronta e predisposta a ragionare in termini più approfonditi di relazione. Questo soltanto in una prima battuta, perché facilmente si scivola nel secondo livello del conflitto. Questo secondo livello più severo è il cosiddetto stadio a corrente alternata. Qui cito gli studi di Mancini, un cognitivista importante che ha approfondito la dipendenza affettiva e che ha ispirato anche una serie di ricerche nella clinica. In questa fase la persona oscilla tra due stati mentali: il bisogno di separarsi, ma anche il bisogno di evitare la separazione. Quindi sul tema separazione la persona oscilla su un interruttore on-off che porta a sentire un profondo senso e stato di vuoto, la paura del dolore della perdita e della minaccia che l'altro non ci sia più, l'angoscia di rimanere completamente solo. A questo secondo stadio, a corrente alternata, che vedete appunto comincia a mostrare elementi invece di egodistonia, cioè la persona comincia a toccare, a mettere mano, ad intaccare, a porre mano su quelle che sono le convinzioni che riguardano la relazione tout court. Quindi Savasan dir che in questo stadio l'alternanza tra gli stati di tensione verso lo scopo e il mantenimento della relazione e gli stati di rabbia e protesta sono incessanti, persistenti, veramente molto assillanti per la persona, che comincia veramente a star male, a sviluppare sintomi evidenti. In questo stadio la relazione è portata come elemento centrale, predominante e quindi consegnato come domanda di intervento proprio allo specialista. Il terzo stadio, lo stadio ancora più serio, è quello dell'acrasia, dell'oscillazione. L'acrasia intesa come l'oscillazione all'interno dello stesso stato mentale. Ad esempio nello stato mentale della condizione di volersi separare, questa separazione è vissuta come malessere provato a tutti gli effetti, somatico, anche a livello proprio di pensieri intrusivi, ruminativi, e il volere a tutti i costi invece dall'altra parte indugiare nella relazione per non rimanere sole, per non sperimentare lo stato di vuoto. Lo stato di vuoto è una delle condizioni essenziali che spesso il dipendente affettivo sperimenta e che gli impediscono poi di virare verso la rottura, sebbene questa sia quanto di più sperato per la propria incolumità e per i propri scopi personali. Il terzo stadio chiaramente vede una persona che entra in un conflitto pienamente consapevole di quello che sta vivendo. Lo stress è legato alla tendenza a voler affrontare e al tempo stesso di voler evitare la separazione.
è legato anche alla presenza di una metavalutazione, cioè una valutazione attenta su ciò che si sta facendo, su come lo si sta facendo, che porta a giudicarsi male. Quindi il tema del giudizio e della vergogna verso se stessi è presente in questa fase. L'elaborazione anticipata anche del lutto, che nel dipendente affettivo tipico è molto difficoltosa. E da ultimo il coping della sottomissione, che si trasforma in un'aggressione attiva, quindi spesso questi stessi dipendenti si trasformano in persone che vessano i partner con richieste eccessive di presenza, difficili da soddisfare, quindi come una sorta di messa alla prova per trovare poi una disconferma che avvalori la tendenza verso l'oscillazione che guarda la separazione. Concludo dicendo che quindi capiamo bene che soprattutto in queste due fasi ultime citate, la fase oscillatoria e quella crasica, noi abbiamo a che fare con quella che noi chiamiamo acuzie, la richiesta più acuta e più emergente della persona che soffre ed è affetta da dipendenza affettiva. Abbiamo capito pure che non sempre la persona è consapevole della propria disfunzionalità del rapporto, del legame e della sua affettività. Quindi è intanto per il clinico importante, centrale, quella che sia la reale richiesta, la domanda, l'analisi della domanda che la persona fa. E un suggerimento è quello sempre a monitorare i tre stati di livello della terapia. Da un certo punto di vista va considerata la comunicazione, primo punto importante per intervenire nella dipendenza affettiva, una comunicazione che da parte del clinico deve essere diretta, orientata a sottolineare, riassumere e ridefinire gli stati interni che la persona ci consegna, le percezioni e le sue reazioni comportamentali a ciò che vive per e con l'altro nella relazione dipendente. Quindi si tratta di intercettare e di mettere subito in luce tutte quelle che sono le confusività e le ambivalenze, come ad esempio dire io lo voglio lasciare, mi voglio separare, però al tempo stesso dire che la persona lo ama molto e quindi che è ancora immerso pienamente nel contenuto emotivo. Ecco, mettere in risalto questa ambivalenza è un primo espediente comunicativo che nelle prime fasi e durante tutto l'assessment è fondamentale. Il secondo livello è il controllo sulla relazione terapeutica, che deve essere senza dubbio una relazione supportiva, calda, accogliente e non giudicante. Di questo parleranno bene le mie colleghe che fanno tutti i giorni esperienza in comunità, stretto braccio con i pazienti che sono ricoverati per dipendenza affettiva e che sperimentano tutti i giorni quella che è la astinenza dal rapporto affettivo, i dolori, l'angoscia pervasiva di dover stare senza l'altro. Non è una scelta facile, comporta tutta una serie di ricadute sintomatologiche tali e quali come nelle altre forme di dipendenza da sostanza. Quindi comunicazione, relazione, da ultimo le strategie che seguono appunto l'approfondimento dei modi di costruzione delle trame affettive, tutto quello che io vi ho detto brevemente nella relazione, quindi l'esordio e l'escursus di tutta la trama affettiva a partire dai legami attaccamentali con la propria famiglia, anima l'indagine psicoterapeutica. Quindi suggeriamo riflessioni messe alla prova, questo sì, cioè diamo anche degli homeworks, dei lavori a casa, delle indicazioni, mettiamo un po' alla prova anche la capacità di stare su una delle posizioni oscillatorie di cui avete sentito parlare. Questo con il fine di migliorare sicuramente gli scopi di vita, ma soprattutto la salvaguardia di sé. Io concludo il mio intervento ringraziandovi per l'attenzione che mi avete dato, per l'aderenza a questo seminario, al webinar. Vi rimando alle letture che approfondiscono i temi che ho trattato e lascio la parola alle mie colleghe che tutti i giorni si occupano dell'accompagnamento dei nostri pazienti nella comunità Sisifo e Salvatore, poi mi riservo di essere presente per le domande. Vi ringrazio. Michela, grazie del tuo intervento. Noi credo che ti ascolteremo per ore, perché insomma poi grazie. Anche io vorrei solamente chiederti una cosa, diciamo, già che insomma hai concluso, di semplicemente, diciamo così, esprimere nuovamente in modo sintetico le quattro modalità di dipendenza. Sì. Certamente, allora ve le enuncio e ve le lascio anche poi nella chat. Abbiamo una prima dipendenza che è quella abbandonica, che per il nostro modello è l'esito di una affettività DEP, depressiva, quindi con un vissuto trascurante abbandonico nell'infanzia. La dipendenza ostinata,
persistente, ruminativa. Queste due attengono alla dimensione feel and dependent, quindi persone più impersonali fondate su ipotesi di test personale, interiorizzato, razionalizzato. Le due altre modalità di dipendenza che giacciono invece nel contenuto di dipendenza dal contesto sono la dipendenza compiacente, la forma più estrema di adesione al legame attaccamentale dipendente, e la dipendenza così chiamata dandy, della persona un po' fobica, quindi il compiacente è il nostro DAP, e invece il dandy è il nostro FOB. L'ostinato ovviamente è l'organizzazione guidaniana ossessiva, ma in queste due ultime appunto noi vediamo nella compiacenza un'adesione estrema all'altro, quindi l'essere come l'altro ci vuole. Nella invece dipendenza dandy noi abbiamo una persona che oscilla tra il bisogno di sentire un porto fidato, ma al tempo stesso di il sentimento di non voler essere completamente rapito dalla relazione, e quindi potremmo esitare in questi casi anche nell'osservazione di una controdipendenza, cioè di una dipendenza talmente forte che porta la persona poi a voler fuggire per la troppa dipendenza, il troppo bisogno dell'altro. Perfetto, ti ringrazio di aver rifatto insomma sinteticamente la panoramica. Tra l'altro, grazie. Quando hai detto la dipendenza tendi, come nel caso di Emiliano, abbiamo scoperto anche qualcosa di nuovo sul dottor Lambiase. Insomma. No, non era lui, eh! È mio figlio, ho messo un nome di fantasia che è mio figlio. Scherzo, ovviamente perdonatemi la battuta. Allora, io diciamo così, insomma, per riprendere un pochino le fila del discorso, faccio semplicemente qualche riflessione che mi è venuta in mente mentre parlavi, nel senso intanto mi stavo appunto, poi magari qualche cosa, diciamo qualche domanda più strutturata magari te la farò anch'io nel question time. Se, credo sia interessante riflettere intanto se le nuove tecnologie possono aver favorito o comunque modificato il fenomeno della dipendenza affettiva, diciamo così, secondo il vecchio modello, perché poi diciamo la relazione personale, no, in queste situazioni, come del resto siamo anche noi adesso, insomma, no, sembra divenire un pochino meno, forse meno centrale. Ecco, credo che forse sia una relazione, una riflessione da fare. Tra l'altro riflettevo anche se poi, insomma, te lo butto lì come spunto di riflessione, se diciamo tu come esperta potresti anche dire magari che questo fenomeno di dipendenza affettiva sia possibile tra terapeuta e paziente, nel senso che poi come terapeuta, no, come terapeuta sappiamo che queste cose possono succedere e se si possono innescare, nel caso di risposta affermativa, poi magari secondo te quale potrebbe essere dei quattro sottotipi quello più facile che si verifichi. Credo anche sia importante poi, magari poi nel question time sempre ci dice due parole, quale possa essere poi l'aspetto innovativo rispetto ai vecchi modelli. Tra l'altro appunto mi ha colpito molto quella storia dell'illuminazione nella dipendenza ostinata, perché sembrava richiamare i film anni 70, no, della CIA che faceva gli interrogatori, la manipolazione mentale, Jason Bourne per chi l'ha visto, insomma, l'ho trovato anche diciamo così molto, molto divertente. Oh, rispetto per esempio anche alla slide dove si vedeva, no, diciamo forse direi anche un po' diciamo classica, la donna sul tacchetto alto, no, avvinghiata all'uomo, credo sia anche opportuno magari riflettere se poi ci possano essere delle situazioni diciamo rovesciate, insomma, in questo senso, anche se poi insomma ho letto anche insomma, no, che generalmente è più frequente nelle donne che negli uomini. E, va bene, ci sarebbero anche altre cose da dire, ma insomma io andrei avanti, lascerei eventualmente queste, diciamo così, questi spunti di riflessione per la fine, e lascerei quindi la parola appunto alle due colleghe Tittozzi e Guidi, che si occuperanno dell'inquadramento della dipendenza affettiva secondo il modello post-razionalista e cenni di trattamento. Ricordo che entrambe le colleghe fanno parte del progetto Sisifo e lavorano appunto nella comunità residenziale Sisifo. Ribadisco il fatto di tenere presente questa comunità diciamo per possibili invii, perché ci sono delle, adesso loro le descriveranno in modo sicuramente più attento, ma vengono svolte delle attività comunque anche molto, molto innovative, e quindi diciamo adesso andremo a vedere come si trattano le dipendenze affettive all'interno di un programma più immersivo, ovvero residenziale. Allora, dottoresse Tittozzi e Guidi, a voi la parola.
insomma, ci chiarirete le idee su come si possa trattare in termini residenziali appunto questo tipo di. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io introduco questo intervento sulla comunità terapeutica Sisifo, parlando anche un po' della parte organizzativa. La comunità Sisifo propone un percorso di terapia e di riabilitazione, appunto, come abbiamo già detto, per persone con dipendenze comportamentali. L'obiettivo del nostro progetto è quello di offrire un percorso che sia caratterizzato da un approccio multidisciplinare integrato, che quindi permetta ad ogni paziente, nella sua però unicità, di essere accolto sia nelle fasi di sofferenza acuta che poi nelle fasi successive. Quando parliamo di dipendenze comportamentali, noi parliamo di dipendenza affettiva, come abbiamo appena detto, di gioco d'azzardo patologico, di dipendenza da sesso, di dipendenza da internet, da nuove tecnologie e da shopping compulsivo. Quello che ci tengo a dire è che la nostra struttura offre due tipi di servizio: il servizio residenziale specialistico e il servizio in regime semi-residenziale specialistico. Per la forma residenziale, insomma, spiegherò meglio tra poco. Per quanto riguarda il servizio semiresidenziale, è una sorta di servizio diurno, quindi gli utenti entrano e partecipano alle attività dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 22. Per quanto riguarda invece il percorso terapeutico residenziale, questo percorso si articola come sequenza temporale in due fasi. La prima fase è una fase che noi definiamo di immersione, quindi i pazienti entrano in struttura e la durata dell'ospitalità è stabilita in 3 settimane, quindi in 21 giorni. Il programma che loro sperimentano in questi 21 giorni è un programma con attività quotidiane altamente strutturate e con un'elevata intensità psicoterapeutica. Il programma è riservato ad un massimo di 12 utenti. E le attività appunto ci sono dalla mattina alle 9:30 fino alla sera alle 22. Al termine di questa prima fase immersiva e in seguito a quella che è una valutazione degli obiettivi insomma raggiunti al termine di queste 3 settimane in base a quello che è stato il progetto terapeutico del singolo paziente, viene poi stabilita la prosecuzione del trattamento terapeutico. Di solito la formula standard è quella della fase emersiva. Quindi il paziente rientra poi in struttura per dei follow-up che diciamo, sono costituiti da alcuni weekend. Quindi il paziente rientra in formula breve, quindi di breve residenzialità, dal venerdì alla domenica per una volta al mese, da un minimo di 3 mesi successivi alle 3 settimane ad un massimo di 12 mesi successivi alla fase di immersione. Quello che ci tengo a dire è che rispetto ad altre comunità, quindi ad altri percorsi comunitari che invece sono di lunga durata, il nostro percorso, quindi la nostra comunità, è una comunità che viene definita diciamo, a breve termine. Questo perché diciamo, abbiamo puntato su un approccio appunto multidisciplinare e su un'elevata intensità terapeutica, proprio per permettere al paziente di non fermare la sua vita e quindi il suo funzionamento quotidiano per troppo tempo e di reinserirsi, insomma, diciamo fin da subito nella socialità. Ci tengo a spiegare anche come è costituita la nostra equipe, proprio per spiegare appunto questo termine, questo concetto di progetto multidisciplinare integrato. Il responsabile clinico e scientifico è il professor Tonino Cantelmi. I coordinatori della struttura sono la dottoressa Michela Pensavalli e il dottor Emiliano Lambiase. Il ruolo del coordinatore è un ruolo molto importante perché si occupa di diciamo, monitorare quello che è l'andamento clinico del paziente, questo dal vivo, quindi intervenendo con colloqui psicoterapeutici sia in fase di ingresso che in fase di dimissione, ma anche nella fase centrale del percorso, e si occupa soprattutto di supervisionare quella che è l'attività clinica che noi svolgiamo all'interno del percorso terapeutico e di supervisionare quello che è l'operato degli psicologi all'interno della struttura. A proposito di questo, gli psicologi svolgono un ruolo altrettanto importante, che è il ruolo del tutor, noi lo chiamiamo così. Il tutor è un professionista psicologo che viene assegnato al paziente
dopo una prima fase di valutazione. Il tutor diventa il responsabile a 360 gradi del paziente, quindi si occupa sia della parte clinica, facendo dei colloqui individuali con il paziente, ma anche della parte organizzativa. Quindi rispetto a questo gestisce anche tutti quelli che sono i contatti con l'esterno, sia i contatti con i familiari, ma anche i contatti con i terapeuti invianti o le strutture invianti. La comunità terapeutica SISI può anche un comitato scientifico che si occupa di supervisionare e validare costantemente quelle che sono le nostre attività cliniche, e il presidente del nostro comitato scientifico è il professor Alberto Siracusano. Come avviene l'accesso in struttura? Allora, è importante spiegare questo anche perché ci ascoltano oggi molti diciamo, terapeuti, quindi molti colleghi e molti colleghi dell'Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale. In seguito ad un primo contatto, che può essere un contatto telefonico o un contatto con un terapeuta che vuole inviare il paziente presso la nostra struttura, il paziente viene valutato da quella che è un'equipe multidisciplinare, che solitamente è costituita dal professor Cantelmi, dai coordinatori o da alcuni membri dell'equipe. Ovviamente questo se, diciamo, il paziente è un paziente che non conosciamo. Se invece il paziente è inviato dall'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, quindi da un terapeuta che fa parte della nostra equipe, è il terapeuta stesso a presentare il paziente all'equipe Sisifo e quindi in base a questo il paziente viene inserito in lista d'attesa. È molto importante dire anche che quando diciamo, nominiamo i primi contatti sono veramente diciamo, degli invii che arrivano da tutta Italia, perché la nostra comunità è la prima in Italia ad occuparsi specificatamente il regime residenziale del trattamento delle dipendenze comportamentali. Quindi noi abbiamo invii veramente da tutte le parti d'Italia. Successivamente a questa prima fase di valutazione, quindi il paziente viene inserito in lista d'attesa. La lista d'attesa viene gestita in base a quelle che sono le esigenze del paziente, quindi allo stato di sofferenza in cui si trova il paziente e anche alla disponibilità della struttura. Quindi in base a questo viene designato il paziente o a un servizio, al servizio residenziale specialistico o al servizio semiresidenziale. E poi c'è la classica prosecuzione del percorso che vi ho anticipato prima. Le attività. Come vi dicevo prima, appunto, le attività quotidiane sono altamente strutturate e sono diverse. Allora, sicuramente i colloqui psichiatrici con il professor Tonino Cantelmi. I colloqui psichiatrici si svolgono sicuramente nella fase d'ingresso e anche nella fase di dimissione, ma si possono svolgere anche durante l'intero percorso, qualora diciamo ce ne sia la necessità, anche da remoto. Colloqui psicoterapeutici, ovviamente, appuntamento cognitivo interpersonale, quindi in questo momento vengono svolti dai coordinatori più o meno una volta a settimana. Trattamento di stimolazione transcranica a corrente diretta e continua. È appunto uno dei più innovativi trattamenti di stimolazione transcranica che viene effettuato anche presso l'ITCI di Roma e in questo caso noi lo utilizziamo all'interno della nostra comunità con il protocollo per le dipendenze che aiuta i pazienti a diminuire l'intensità del desiderio di mettere in atto in questo caso il comportamento disfunzionale piuttosto che di assumere la sostanza. Gruppi di mindfulness basati sul protocollo per la prevenzione delle ricadute. I pazienti svolgono qui nelle 3 settimane il protocollo in una modalità intensiva, quindi se fuori il protocollo è diciamo articolato in 8 incontri che si svolgono in 2 mesi, all'interno della struttura lo fanno in 2 settimane, in 3 settimane scusatemi. Gruppi esperienziali guidati. Nei gruppi esperienziali affrontiamo delle tematiche che sono trasversali a tutte le dipendenze di cui abbiamo parlato attraverso degli stimoli che possono essere anche stimoli audio o visivi. I colloqui di tutoraggio, come vi ho detto prima, la figura del tutor è una figura importante, il paziente ha la possibilità di svolgere 3 colloqui a settimana con lui e il tutor è una figura disponibile sia di giorno che di notte perché equivale all'operatore che diciamo è in turno. Gli interventi assistiti con gli animali, spendo 2 parole su questo perché è uno degli interventi, come diceva prima il dottor Mondano, più innovativi probabilmente che noi offriamo ai nostri pazienti, in particolar modo l'onoterapia. Sebbene diciamo, si senta rispetto agli interventi assistiti con gli animali diciamo, nominare molto il cavallo come animale per svolgere questo tipo di interventi, la scelta invece è stata quella di effettuare gli interventi assistiti con gli asini.
L'asino è un animale scelto per lavorare con persone che soffrono di dipendenze proprio per alcune sue peculiarità. Infatti, diciamo, è un animale che viene definito come testardo, ma in realtà è un animale che non si doma, ma si educa. Quindi è un animale che inizia a fare non soltanto nel momento in cui entra in relazione con l'altro. E questo aiuta i nostri pazienti a diciamo, lavorare sulla mentalizzazione, quindi tenere a mente la loro mente, ma anche tenere a mente la mente dell'altro. Questo li aiuta a lavorare sulle abilità metacognitive e anche a ridurre la quota di impulsività. Oltre a quello che vedete scritto qui, noi svolgiamo dei mini gruppi, quindi non solo lavoriamo con il gruppo formato e costituito da tutti e 12 partecipanti, ma anche con il gruppo diviso in due, diciamo, piccoli gruppi per un massimo di 6 partecipanti. Gli operatori in turno di solito sono 2, ogni operatore gestisce un piccolo gruppo. Durante i mini gruppi si affrontano quelli che sono i gradi di libertà, che è il nostro orientamento base per il lavoro delle 3 settimane che vi spiegherà dopo la mia collega Roberta. Oltre a questo si svolgono dei training sull'assertività per fornire anche degli strumenti pratici sull'aspetto comportamentale ai nostri pazienti e ci sono delle attività facoltative come il counseling spirituale. Il colloquio spirituale di solito si effettua la domenica perché rispetto agli altri giorni è una giornata sicuramente meno strutturata. Spero, diciamo, di aver chiarificato un pochino anche a livello organizzativo quello che è il nostro funzionamento. Adesso lascio la parola appunto alla mia collega Roberta che vi spiegherà quello che è il modello dal quale noi partiamo e impostiamo il lavoro clinico in queste 3 settimane immersive. Vi ringrazio. Buongiorno. Allora vi spiego brevemente come funziona il nostro modello di intervento. Il modello si chiama gradi di libertà, questo è un termine che noi abbiamo preso da Vittorio Guidano. Lui parlava di gradi di libertà per distinguere il benessere dalla patologia, che sono due aspetti dell'esperienza umana che lui colloca sul suo continuum, sul quale la persona può oscillare sulla base di quanta flessibilità psicologica presenta. Noi spieghiamo ai nostri pazienti questo con la metafora dell'angolo. Quindi l'angolo, la sua ampiezza si misura in gradi e quindi li portiamo a notare la loro flessibilità psicologica come se fosse un angolo e quindi quanto più aumentano flessibilità psicologica tanto più sono in grado di sperimentare delle gamme emotive sempre più ampie e sono quindi poi in grado di scegliere dei comportamenti liberi sulla base di quello che sperimentano e della loro modalità di lettura della realtà e di quindi della loro esperienza. Per fare questo noi appunto affrontiamo i 3 gradi di libertà della consapevolezza, dell'accettazione e del cambiamento e ogni grado viene affrontato all'interno di 1 settimana del percorso. Nella 1ª settimana parliamo di consapevolezza delle proprie emozioni, come accennavo, quindi delle emozioni che tendono a sperimentare più spesso, di quelle che tendono a disregolare, a non tollerare e di quelle emozioni che invece tendono a non sentire e quindi a ricercare anche in maniera artificiale mediante dei comportamenti di dipendenza. Questo avviene perché loro imparano a cogliere che i loro comportamenti sono messi in atto per fuggire ciò che temono, quindi le loro paure, rifacendoci anche un po' al modello della Benjamin, e tendono poi a ricercare invece di realizzare i loro bisogni e le loro aspettative. Quello che però capita è che lo fanno in maniera impulsiva e quindi non si permettono di avere una valutazione chiara di quello che sta accadendo, anche perché tendono a leggere la loro esperienza in maniera rigida, poco flessibile, e quindi il loro grado di libertà tende ad essere molto ridotto. Aumentata la consapevolezza sui propri vissuti, sulle proprie modalità di funzionamento e in particolare per la dipendenza affettiva, sul loro modo di stare in relazione e di coltivare delle aspettative su di sé, sulla relazione e sull'altro, passano poi ad 2ª fase, la fase dell'accettazione. Nella fase dell'accettazione ai pazienti è richiesto di notare come tutti gli eventi che sono capitati all'interno della loro vita hanno un ruolo che mantiene un po' i loro sintomi di dipendenza. Quindi gli viene chiesto di accogliere
l'esperienza così com'è e quindi sulla base di questo riuscire a lasciarla andare. Questa è una fase molto importante, molto dolorosa, in cui ci sono forti attivazioni emotive, anche perché è uno snodo cruciale per poter dare senso alla propria esperienza di vita. Finita questa seconda settimana, si comincia a tirare un po' le fila del discorso, quindi è finito l'approfondimento in profondità di quello che li ha portati poi a entrare in comunità e quindi a dare una svolta drastica alla propria vita, e si cerca di mettere in atto delle azioni impegnate che possano portarli poi a concretizzare dei cambiamenti nella loro vita. Allora, quello che vedete qui di lato è un quadro fatto da una nostra paziente che appunto in occasione della seconda settimana dell'accettazione si è resa conto di come alcune cose che sono avvenute nella sua vita, che sono state molto difficili anche da elaborare, sono poi diventate delle occasioni di cambiamento, quindi qualcosa che l'ha portata a prendere delle decisioni importanti e a dare un significato più profondo alla sua vita. La stessa nostra paziente ha fatto il quadro che vedete qui, che è proprio una rappresentazione della dipendenza affettiva. E queste sono le parole che lei ha utilizzato per descrivere la dipendenza affettiva. Dice: era un filo e ora è una catena. Aggrapparsi può far più male che lasciare andare. Allora, quello che io ho descritto, quindi consapevolezza, accettazione e cambiamento sono delle modalità di approccio terapeutico valide per tutte le dipendenze, però chiaramente poi noi affrontiamo ciascuno di questi gradi in maniera particolare per ciascuna dipendenza. Quindi nello specifico della dipendenza affettiva vediamo, come accennava anche la dottoressa Pensavalli, che quello che noi chiediamo di fare ai pazienti è di aumentare una consapevolezza rispetto alle loro dinamiche e li educhiamo a notare le loro modalità di funzionamento sia all'interno delle relazioni che nel loro rapporto con se stessi proprio a livello di introietto, ma anche li aiutiamo a notare quali sono le dinamiche in sé della dipendenza, e questo gli permette di differenziarsi dall'altro e quindi di riuscire a rinunciare ad un legame fusionale con l'altro e a ricentrarsi su di sé e quindi a notare e a difendere i propri bisogni in maniera autentica. Mi sono dimenticata di dire una cosa importante, che cioè questo modello l'abbiamo elaborato noi cercando di fare una sintesi importante tra i livelli terapeutici cognitivo interpersonale, l'ACT e una rivisitazione dei 12 passi degli alcolisti anonimi. Vi lascio anche la... una cosa importante è che noi puntiamo moltissimo sul rapporto tra il terapeuta e il paziente, cioè il terapeuta si pone come una nuova base sicura validante per il paziente. Questo avviene perché diciamo che la difficoltà nella relazione per il paziente è quella di riuscire a vedere l'altro come disancorato da sé, quindi come qualcosa che esiste a prescindere da sé. E quello che si verifica in comunità è proprio una fase di dipendenza transitoria dall'operatore, dallo psicologo in turno, che però è una dipendenza funzionale, cioè come se questa dipendenza sostituisse un pochino la dipendenza dalle relazioni significative del paziente, e questo gli permette di disancorarsi dalle relazioni difficili, ma poi cominciare uno svincolo sano, poi anche un prototipo, un modello di svincolo anche per le relazioni al di fuori. Allora, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio la locandina della nostra comunità. Allora, arrivato con la domanda. In base alle tue ricerche e anche alla tua esperienza clinica, secondo te le nuove tecnologie, no, in qualche modo hanno modificato, hanno cambiato il fenomeno, tra virgolette, così, diciamo, vecchio della dipendenza affettiva? Nel senso, pensi appunto, come ti dicevo prima, che la relazione, diciamo quella personale, quella vera in qualche modo, sia ancora centrale, diciamo, in questa epoca rispetto al fenomeno, che idee hai?
Allora, come per tutti quanti gli oggetti poi surrogati che necessitano di avere poi una persona che li consuma, così la tecnologia come anche poi l'alcol o altri strumenti di compensazione sono utilizzati dal dipendente affettivo. Quello che io vedo nella clinica è che spesso i social slatentizzano ancora di più quelle ruminazioni di cui noi parlavamo. Non è un caso, e avrei voluto approfondire ancora di più nel tema della dipendenza ostinata, quanto poi anche per il ragazzo di cui ho parlato, che è un caso veramente seguito, quello che lui faceva era andare a controllare costantemente e pedissequamente non solo la geolocalizzazione, ma anche gli stati e il profilo social della sua ex fidanzata, per cui sicuramente la prudenza nell'utilizzo dei social è raccomandata, perché è un po' come quando la persona nella sofferenza ricorre all'uso e abuso di alcol. La tecnologia in questo caso viene messa al servizio o della ruminazione oppure della ricerca di consenso, come nel caso della dipendenza compiacente, oppure come elemento di richiesta di distanziamento nel caso della dipendenza d'Andy, oppure nel caso della dipendenza abbandonica, le cose lette attraverso la tecnologia sui social rappresentano ad esempio un modo per prefigurarsi già una rottura. E quindi tutto questo rende ancor più ipersensibile una persona che abbiamo descritto essere in una condizione precaria, oscillatoria, profondamente sofferente, e quindi chiaramente anche le tecnologie rientrano nel nostro accompagnamento psicoterapeutico. È facilissimo che capiti che un dipendente o una dipendente affettiva, per spiegarmi la sofferenza vissuta e ingenerata dal partner nella coppia, mi legga i suoi messaggi o mi faccia vedere le provocazioni che avvengono attraverso battaglie di post e contropost sui social, per cui la tecnologia è entrata anche a far parte del nostro lavoro, così come è entrata a far parte, per quello che dicevano le dottoresse, nell'essere stampella. È facile che capiti che il nostro paziente dipendente scriva messaggi a noi per placare l'impulso, per domarsi rispetto all'astinenza, per cui le tecnologie ci vengono in aiuto e sono elemento di studio, di approfondimento e di trattazione clinica. Ok, credo che sia stata abbastanza esaustiva. Non so se stai leggendo la chat, c'è una domanda per te da Teresa. Non la vedo, qual è? Non la vedo. Te la faccio, sì, te la io. Leggi? Sì, allora vorrei chiedere alla seconda relatrice quante di queste forme di dipendenza descritte sono riscontrabili contemporaneamente nello stesso soggetto, o quali di queste nella pratica clinica presentano frequentemente caratteristiche comuni. Allora, è molto facile riscontrare la copresenza delle due dimensioni adiacenti sul piano field dependent e undependent, nel senso che ci sono persone che proprio per l'aspetto impersonale e con questa processazione più con un approccio analitico alla relazione si possono confondere o possono coesistere. Ad esempio, può coesistere sia una modalità diciamo di ostinazione che però ha una componente abbandonica, cioè io lascio l'altro e lo controllo, lo lascio nella mia testa, però al tempo stesso lo lascio perché so che poi lui lascerà me. Quindi la copresenza è molto facile che si verifichi. Ovviamente la trattazione esplicativa che io oggi ho raccontato non è quello che si esprime poi effettivamente nella clinica. È difficile di trovare una persona che abbia soltanto un profilo dipendente. Abbiamo, come diceva anche il dottor Lambiase, una comorbidità e una serie di dipendenze, per questo non possiamo più parlare di dipendenza unica affettiva e non la possiamo classificare in un unico protocollo di caratterizzazione, proprio perché così complesso è il sistema di presentazione dei sintomi e dei vissuti intrapsichici che la persona porta, così come è facilmente riscontrabile che possano coesistere più profili insieme. E questo non è schizofrenia, non vuol dire che ci sia una problematica personologica, vuol dire che noi clinici tendiamo a voler dare decodifica, quasi fosse una sorta di
alfabetizzazione clinica descrittiva un po' per aiutare la comunicazione tra di noi e anche con i pazienti, e quindi questo ci orienta meglio alla comprensione, però la nosografia, insomma, abbiamo detto fin dall'inizio, non è la descrizione anche diagnostica non è così chiara, delineata e definita, per cui prendiamole come categorizzazioni che danno un orientamento alla comprensione. C'è un'altra domanda per te, dopodiché diciamo io sarei in pace e chiederei a qualcuno invece se ci sono domande anche per il dottor Lambiase, se no poi ne farò una io. Allora Marco, la domanda è questa: quando il comportamento disfunzionale è talmente grave da interessare aree diverse del tipo spostamento delle indagini in area penale e quando la reciprocità della disfunzione invece non costituisce una esimente in ambito penale? L'ambito penale è quando poi c'è una denuncia che scatta. Noi abbiamo seguito anche in comunità molte persone che vengono a fare il ricovero da noi, su questo possono dire anche le dottoresse, attualmente sono ricoverate anche persone che hanno indagini aperte proprio perché l'impulsività, il tratto di cui parlava la dottoressa Guidi, viene ad essere talmente tanto espresso, persistente, coatto in qualche modo e quindi portato dalla persona che l'intervento si fa necessario per una restrizione. Non sempre la restrizione, questo c'è da dirlo, coincide con il blocco dei comportamenti della persona dipendente che va reiterando atteggiamenti, ricerche di controllo nonostante ci sia la limitazione penale. E di questo noi ne sappiamo moltissimo perché appunto a volte le persone le tratteniamo in comunità proprio per lavorare su questo blocco dell'impulsività. Non so se le mie colleghe vogliono aggiungere qualcosa, però ecco, non è sempre elemento poi di tendenza verso la risoluzione. Ovviamente la denuncia arriva quando c'è una segnalazione chiara e quindi quando c'è un'interdizione proprio di prossimità fisica alla persona che ha sporto denuncia. Benissimo Michela, ti ringrazio e ringrazio tutti per le tue spiegazioni esaustive. C'è una domanda per il dottor Lambiase, non so Emiliano se la vedi in chat. No, adesso la vado a vedere. Nel frattempo rispondo io alla domanda di Annalisa che dice: quanto spesso capita che entrambi i soggetti all'interno della relazione abbiano comportamenti disfunzionali? È molto facile che si passi dalla codipendenza alla dipendenza e quindi che un po' come succedeva, ne parlava di questo Robin Norwood negli anni 80, parlava di fenomeno codipendente per le donne che si innamoravano di uomini alcolisti e nel voler salvare loro la vita dipendevano e se stesse dal comportamento di questi uomini e alla guarigione subentrava talmente tanto un senso di svuotamento che la persona continuava a persistere nella sofferenza nonostante la tendenza del partner fosse quello di una risoluzione. Per cui entrano poi in una sintonizzazione perversa, malata, potremmo dire, entrambi i partner. Quindi è una condizione, Annalisa, che si riscontra molto facilmente. Per questo le relazioni morbose sono molto pericolose anche per soggetti sani, ma che hanno magari una propensione alla forte adesività e che vengono ad essere poi intrappolati nella relazione dipendente. Non so se Emiliano hai letto la domanda. Ho letto la domanda, quella sulle indicazioni bibliografiche, riferimenti bibliografici utili per approfondire l'intervento in terapia sui vari stili di attaccamento e sulle conseguenze in termini di dipendenza affettiva. Ora non so se Michela ha una conoscenza maggiore della mia in questo ambito, ma Michela, non mi sembra ci siano libri o spunti bibliografici per inquadrare la terapia della dipendenza affettiva a partire da le concettualizzazioni di attaccamento. Questo è tutto non esistono, è il lavoro che stiamo cercando di sviluppare per l'appunto. Ok, quindi mi conferma Michela che non ci sono, quindi vi invito a rimanere aggiornati, soprattutto non ci sono sicuramente in italiano. Se qualcosa si può andare a cercare, si può trovare qualche spunto di riflessione nella letteratura in inglese, ma parliamo di
forse se lo andiamo a spulciare uno o due articoli. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati nelle varie iniziative o pubblicazioni che stiamo cercando di strutturare e portare avanti. Ok. Tutti la date Michela dopo, le indicazioni bibliografiche non ci sono. C'è un'altra domanda per Michela e poi anche per lo staff di Sisifo. Non so se le leggete o volete che ve le leggo io. Sì, le abbiamo lette. Michela, trovi? Io, perché mi stanno scrivendo anche un po' in privato, me le sto perdendo. A livello clinico, come intervenire quando davanti a noi siede una paziente con dipendenza covert che è reso conto di un partner con dipendenza d'Andi, ma si trova nel primo stadio? Civicchia, ha capito Antonella, qualcosa hai detto, ma mi piacerebbe potessi dare indicazioni sui confini del nostro intervento di quel momento. Ho in mente il caso di fidanzati che preparano il matrimonio. Quindi in questo caso parliamo di una dipendenza covert, però Antonella, se tu mi dici che sono al primo stadio, ovviamente non è nostro compito svelare ciò che non è svelato. Questo in generale, non solo per la dipendenza affettiva, noi dobbiamo indurre perturbazioni strategicamente orientate, quindi non possiamo portare e ingiungere la riflessione e portarla, diciamo, dove noi pensiamo che debba andare. Quindi c'è un lavoro di perturbazione, di indagine perturbante, che porti la persona a divenire sempre più cosciente e consapevole dei vissuti distonici. Nel caso invece dell'incastro tra una persona d'Andi, quindi un fobico, e una persona con dipendenza affettiva covert, quindi che magari si aggancia su un vissuto di accudimento, questa relazione potrebbe essere anche una relazione che dura e durerà a lungo, perché vediamo come protagonisti una persona che ha bisogno del porto sicuro, il Dandy, e una persona abbandonica covert, ad esempio, potrebbe essere un abbandonico, che ha bisogno invece compulsivamente di accudire. Quindi se questa relazione viene presentata come funzionale, noi dobbiamo semplicemente accompagnare alla descrizione, ma non possiamo focalizzarci sull'intervento. Quindi dovremmo entrare, Antonella, un pochino nello specifico di ciò che hai avuto in consulto e capire bene qual è la domanda, perché così è un po' generico, parliamo di ipotesi un po' ingiuntive. Ecco, quindi se ci vogliamo scrivere in privato, poi va benissimo anche trattare il caso specifico e ragionare poi sulle ipotesi di intervento e di soluzione. Allora, ricordo a tutti che tutto l'evento è stato registrato, quindi che potrete quindi scaricarlo poi e rivederlo. Tra l'altro direi eventualmente, se volete, di lasciare il vostro contatto email al dottor Trivellini, li scrivete in privato in modo tale che poi fa anche un elenco e aggiunge anche i nuovi, diciamo, alla mailing list, insomma, per eventuali anche future comunicazioni. Io avrei una domanda per il dottor Lambiase, che non so se c'è ancora. Ci sei ancora, Emiliano? Certo. Eccolo, sempre operativo. Senti, mi sento direi di dire che una domanda così, un po' da un milione di dollari, rispetto alla questione che sollevavi da un punto di vista teorico sull'amare troppo o troppe volte. Allora, mi chiedevo se, diciamo, secondo te, rispetto ai tuoi studi, insomma, alle tue ricerche, se effettivamente, secondo te, sia possibile riportare l'amore sotto il dominio della cognizione. Adesso, diciamo, farei una battuta. Mi ricordo che qualche tempo fa qualche personaggio, diciamo così, illustre, disse che, insomma, l'amore aveva bisogno di sicurezza e quindi era necessario trovarsi un marito danaroso, alto, bello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, non so se, insomma, in termini di battuta, diciamo, secondo te, diciamo, è possibile arrivare, diciamo, riportare proprio l'amore, diciamo, in modo così importante sotto il dominio della cognizione, tralasciando poi un pochino, diciamo, tutto il resto, anche rispetto a quello di cui hai parlato dell'amore romantico, insomma, in termini più teorici. Ma guarda, allora, rispondo alla tua domanda, mi prendo 5 minuti per rispondere, ma allungo un pochino. Rispondo alla tua domanda da più prospettive. Allora, se riprendiamo una slide di quelle che ho mostrato prima in modo un po' rapido, semplicemente per farvela vedere,
quindi torniamo all'attaccamento secondo la Crittenden, adesso ci sto tornando, tu mi hai provocato, io... Sì, in questo caso chiederei a te di essere sintetico, so che... Esatto. Allora, grazie mille. Come vediamo in questa slide, la vedete giusto? Sull'attaccamento. In realtà le varie forme di attaccamento, a partire dalle quali poi si strutturano le varie forme di dipendenza affettiva, buona parte dell'immaturità affettiva che poi produce quelle forme di attaccamento e di dipendenza affettiva è caratterizzata, lo vedete scritto ai lati, da distorsioni nell'affettività o nell'aspetto cognitivo, quindi ci sono o negazioni o malformazioni, come si chiamano, distorsioni, quindi o negazioni o distorsioni degli aspetti affettivi o cognitivi. Quindi indubbiamente l'aspetto dell'affettività matura, equilibrata, che caratterizza l'amore maturo, è una relazione nella quale l'aspetto anche cognitivo indubbiamente necessariamente deve integrarsi con l'aspetto affettivo. Quindi immaginare l'amore semplicemente come una... aspetta che sto andando a stop share. Immaginare l'amore semplicemente come un sentimento, quindi solo dal punto di vista affettivo, emotivo, al quale dare libertà e spazio, trascura di considerare quelli che sono invece gli aspetti cognitivi necessari da considerare. Senza tener conto di tutta un'altra serie di aspetti che noi chiamiamo metacognitivi, cioè di capacità di saper osservare quello che avviene dentro di noi, di saperlo osservare, saper fare dei collegamenti con una logica coerente tra quello che avviene prima, quello che avviene dopo, quello che avviene dentro di me e quello che avviene fuori, che sono altri aspetti che devono caratterizzare una relazione d'amore. Immaginiamo l'amore ad alta ansia, quello che fa molto spesso è avere delle paure in base alle quali interpretare il pensiero, l'emozione, lo stato mentale dell'altro. Quindi non ha invece una capacità più libera di sapersi immaginare quello che c'è nella mente dell'altro, saperlo vedere, osservare e saperlo immaginare indipendentemente da sé. Invece pensa sempre che l'altro ha detto, ha fatto qualcosa perché io l'ha fatto a me, magari l'ha fatto per conto suo. Allora, l'amore non è semplicemente un sentimento che lo sperimento, e dato che lo sperimento, allora no. Ci sono aspetti cognitivi da integrare dentro di noi e c'è tutta un'altra serie di aspetti, li chiamiamo metacognitivi, che richiedono invece la capacità di saper prendere un attimo una distanza dall'emozione, dal sentimento, saperlo osservare, saperci riflettere sopra, saper trarre delle riflessioni di causa-effetto logiche e poi arrivare a delle conclusioni, delle decisioni. Quindi sicuramente l'amore maturo è quello che sa integrare tutti questi aspetti. Ti ringrazio per la risposta, ecco, credo che ne emerga comunque che anche poi essere più consapevoli da un punto di vista cognitivo dei meccanismi di scelta del partner possa, credo, no, insomma, aiutare e favorire in qualche modo l'integrazione di queste componenti di cui tu hai appena parlato. C'era la domanda per lo staff di Sisifo? Sì. Ci chiedevano appunto quella che è l'esperienza che si fa qui in comunità rispetto a quello che è l'ambito penale, no? A cui accennava anche prima la dottoressa Pensavalli. Alcuni utenti arrivano qui da noi con, diciamo, sottoposti ad alcune misure restrittive, sia per quello che riguarda appunto la dipendenza affettiva, ma anche per altre dipendenze, come ad esempio per il gioco d'azzardo patologico. Quello che vediamo noi all'interno della struttura, diciamo, noi cerchiamo di considerare comunque l'utente nel suo percorso, a prescindere, diciamo, da questa misura restrittiva, però quello che notiamo, come ci dicevamo anche prima, è questa impulsività molto alta, per cui alle volte il lavoro si basa anche, abbinata anche ad una scarsa motivazione, perché arrivano anche spesso, diciamo, indotti un po', no? da queste misure restrittive, quindi nell'ambito anche dello stalking, del divieto di avvicinamento, eccetera, scarsamente motivati, ma soltanto motivati appunto all'interruzione di queste misure, però vediamo appunto un'altissima quota di impulsività e molto spesso, sebbene la nostra struttura non applichi delle restrizioni, magari anche dal punto di vista dei telefoni, eccetera, quindi
da questo punto di vista siamo costretti magari anche ad applicare delle restrizioni, togliendo il telefono, limitando i contatti con l'esterno, proprio perché appunto c'è una vera e propria astinenza che il paziente vive, che è molto molto simile se non uguale proprio a quella delle dipendenze da sostanze, quindi ci troviamo poi costretti a fare un intervento proprio di questo tipo. Volevo aggiungere una cosa che forse mi veniva in mente ed è importante rispetto a quello che dicevo prima anche dal punto di vista organizzativo, che quando il paziente entra e ha un terapeuta mediante, diciamo c'è anche una stretta collaborazione tra tutto quello che noi facciamo, diciamo, all'interno della struttura e quello che viene poi riportato al terapeuta che, diciamo, ha inviato il paziente. Il terapeuta può anche addirittura intervenire durante il percorso per fare anche magari delle sedute da remoto, piuttosto che ora con l'emergenza Covid questo non si può fare, ma venire anche qui a fare dei colloqui con il paziente in presenza. Quindi ci tenevo ad aggiungere questo, forse perché è importante. Grazie. Ok, credo che sia stata piuttosto esaustiva. Io lascerei spazio, direi, all'ultima domanda che vedo qui in chat. Dunque, non so, pensa Valli. Allora, te la leggo. È possibile che un dipendente affettivo FOB instauri un comportamento compulsivo di dipendenza sessuale con altre donne proprio per timore della dipendenza affettiva da sua moglie? Sì, assolutamente possibile, Michela, perché proprio nell'oscillazione tipica fobica tra bisogno di sicurezza e quindi porto stabile, porto fidato, come si diceva in relazione matrimoniale, il fobico oscilli nei momenti di scarsità e di mancanza di conferma di questa presenza su altre relazioni. Quindi questa oscillazione anche soltanto sbilanciata sulla dipendenza sessuale, quindi da un certo punto di vista anche ipoteticamente priva della componente affettiva, è una strada percorribile nell'itinerario FOB, quindi sì. Benissimo, ci sono dei ringraziamenti, insomma, ai relatori, della chat, come vedete. Allora, io sono, insomma, molto contento di come siano andate le cose, soprattutto sono contento per questo sold out inaspettato, dato che cinema e teatri sono chiusi, invece noi abbiamo riempito virtualmente tutta quanta la stanza di Zoom e quindi sono veramente molto 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 contento di ciò. Credo che insomma abbiamo avuto degli interventi comunque veramente di livello. Ecco, come dicevo, scrivete in privato.